Allora, buongiorno a tutti, benvenuti ai colleghi che sono collegati da casa e ai relatori in presenza da remoto. Oggi parliamo di un tema importante, di assoluta attualità, che riguarda sia noi professionisti nella qualità di difensori e sia noi professionisti nella qualità di professionisti stessi, nel senso nelle modalità con le quali ci presentiamo all'esterno, come presentiamo la nostra attività professionale. Oramai tantissimi colleghi hanno una posizione personale sul web o propria o dello studio e hanno una posizione propria o dello studio anche sui cosiddetti social network, e quindi questo comporta tante opportunità in più per farsi conoscere all'esterno, ma anche qualche rischio, e quindi è importante saper utilizzare bene questi nuovi strumenti, contemperando da una parte la libertà di pensiero e quindi la possibilità che ciascuno di noi ha di esprimere liberamente le proprie opinioni e di presentare la propria attività, e d'altra parte anche insieme al rischio opposto, che è quello di porre in essere delle condotte che in qualche modo siano illegittime dal punto di vista deontologico, e quindi su questo crinale interverranno il professor Prosperetti e il professor Tenore. Oppure addirittura penale, e quindi sentiremo il dottor Picazio, che come sapete è presidente vicario della Corte d'Appello di Roma. Il professor Marcellini poi invece ci dirà che è docente già commissario dell'autorità per la garanzia delle comunicazioni, ci darà invece qualche consiglio, spero utile dal punto di vista comunicativo, per risolvere le problematiche che abbiamo tutti relative alla informazione, alla comunicazione all'interno, appunto, con particolare riferimento al nostro ruolo. Saluto appunto in particolare i consiglieri che sono presenti, quindi Alessia Lesi, che insieme a Paolo Onesta hanno organizzato e poi introdurranno e coordineranno i lavori questo seminario, e il consigliere segretario Mario Scialla, che farà le conclusioni. Invece purtroppo non ha potuto presenziare l'amico Andrea Pontecorvo. Consentitemi un saluto particolare al professor Prosperetti, fino a pochissimo tempo fa nostro collega, oggi giudice costituzionale, ma che soprattutto è stato anche consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e quindi oggi risiede dopo 15 anni sulla sedia che ha legittimamente occupato 15 anni fa. Che periodo era? 2006? 2006-2008, all'epoca l'elezione al Consiglio dell'Ordine era biennale, e all'epoca tra l'altro il Consiglio dell'Ordine esercitava anche le funzioni disciplinari. Io sono entrato più tardi, nel 2012, noi l'abbiamo esercitato soltanto per un triennio fino al 2015, adesso, come i colleghi sanno, c'è il Consiglio Distrettuale di Disciplina, che è questa nuova nuovo organismo interno all'avvocatura, incardinato presso l'Ordine Distrettuale, quindi nel nostro caso presso l'Ordine di Roma, che gestisce a livello distrettuale l'attività procedimentale volta all'irrogazione della sanzione disciplinare. Mi permetto di raccomandare ai colleghi una particolare attenzione a queste tematiche, perché ho notato che questo tema dell'utilizzo consapevole, e mi permetterei di dire anche educato, dei social network è un tema che sta veramente a cuore a tutti. Nelle ultime due occasioni in cui il Presidente della Repubblica ha fatto giurare i giovani magistrati dinanzi a sé, ha parlato di questa tematica, evidenziando come, soprattutto da parte del magistrato, il fatto di esternare in qualche modo in maniera sovrabbondante o in maniera comunque non appropriata le proprie opinioni sui social può indurre i soggetti che poi potrebbero potenzialmente essere giudicati da lui avere dei dubbi sulla sua equidistanza e sulla sua imparzialità. Adesso recentemente il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha adottato un provvedimento che richiama i magistrati ad applicare ai magistrati amministrativi a maggiore un'attenzione particolare nell'utilizzo di questi strumenti,
E io credo che anche noi avvocati dovremmo in qualche modo autodisciplinarci, proprio per evitare di, poi dover inseguire situazioni e magari comportamenti scorretti una volta che si sono verificati. Invece spero che da questo seminario e da questo convegno possano anche nascere delle idee che poi magari i consiglieri presenti ci aiuteranno a portare in consiglio e a condividere con gli iscritti, relative proprio all'utilizzo consapevole di questi strumenti. Perché questo? Perché noi abbiamo un ruolo particolare, una funzione sociale nel nostro ordinamento, abbiamo delle particolari garanzie che l'ordinamento ci riconosce, e proprio per meritare queste guarentigie e questo riconoscimento sociale dobbiamo sapere che quando scriviamo su un mezzo di comunicazione in realtà le persone sono portate a dare una maggiore credibilità a quello che diciamo proprio per il fatto di presentarci come avvocati. Quindi il danno che facciamo comportandoci scorrettamente o magari insultando un politico piuttosto che un giocatore di calcio, piuttosto oppure esternando magari d'impeto dei pensieri così non oggetto di preventiva approfondita riflessione, è un danno che facciamo non soltanto a noi stessi ma all'intera categoria forense, perché proprio all'esterno si potrebbe essere portati a pensare che se un avvocato, che quindi è una persona sulla quale la collettività fa affidamento, la pensa così, magari è effettivamente così. Questo non ce lo possiamo permettere, proprio in questo momento poi particolare di crisi, a maggior ragione. Quindi ringrazio davvero i relatori e anche i colleghi che si sono collegati, e lascio la parola volentieri ad Alessia Lesi, che farà la sua introduzione, ringraziando ovviamente lei innanzitutto, che ha voluto organizzare questo tema, questo seminario su un tema così attuale. Sì. Buonasera a tutti, grazie Presidente per questa introduzione che anticipa i temi che noi oggi stiamo andando a trattare. Ringrazio moltissimo i relatori che hanno manifestato peraltro una doppia disponibilità, perché questo convegno l'abbiamo dovuto rinviare quindi una volta per problemi tecnici, quindi li ringrazio ancora per essere tornati nonostante i loro impegni. Sono tutti relatori che si presentano da soli e abbiamo tenuto a fare un qualcosa di multidisciplinare, perché ci interessava scatenare un po' una riflessione, quindi su quello che può essere un punto di equilibrio fra l'utilizzo dei social network e quello che però deve essere un utilizzo consapevole e corretto, rapportato poi al mondo delle professioni, quindi in particolare agli avvocati, ma il consigliere Tenore ci parlerà anche dell'aspetto dell'utilizzo del social network da parte dei magistrati, dei dipendenti pubblici, e quindi qual è questo punto di equilibrio fra la libera manifestazione del pensiero che l'articolo 21 della Costituzione garantisce con ogni mezzo, e quindi anche tramite l'utilizzo del social network, e il rispetto però di alcuni principi che hanno anche rango costituzionale, come poi ci dirà il giudice costituzionale, il professor Prosperetti, che sono l'onore, il decoro e in particolare per esempio per i dipendenti pubblici nell'articolo 54 della Costituzione, quindi anche per i magistrati troviamo il principio della disciplina e dell'onore che assurgono appunto al rango costituzionale. Per le professioni ovviamente il rilievo sociale e per noi avvocati il rilievo costituzionale della difesa sono dei valori, dei principi, dei baluardi ai quali fa riferimento, dai quali non possiamo prescindere. Quindi questo convegno vuole offrire questo spaccato, e anche se possibile il professor Morcellini, che è uno dei massimi studiosi, io direi quasi il più grande studioso di comunicazione in Italia, degli spunti anche pratici, perché talvolta l'utilizzo sconsiderato del social network non necessariamente porta alla configurazione di un reato, come poi ci dirà il presidente Picazio, ma può rappresentare anche talvolta un utilizzo poco ponderato, poco considerato, che sfocia comunque in aspetti deontologici, disciplinari di rilievo. E noi questi atti oggi del convegno poi li raccogliamo, li stiamo raccogliendo in un link che prego la regia, se possibile, anche di mandare. Già abbiamo raccolto alcuni atti con gli articoli che i relatori gentilmente e generosamente ci hanno messo a disposizione. Sarà ulteriormente alimentato
questo link dagli ulteriori contributi. Sicuramente già sono presenti le linee guida a cui faceva cenno il Presidente Galletti, che la giustizia amministrativa si è data e nelle quali già troviamo degli spunti interessanti che vorrebbero poi essere anche un po' riferimento per noi avvocati per cercare di tracciare delle linee guida, delle indicazioni di qualcosa di simile che può essere utile nella nostra gestione quotidiana, perché come ricorda sempre il Presidente Galletti al giuramento dei giovani avvocati, noi siamo avvocati e dobbiamo mantenere il decoro, la dignità, la probità non solo nell'esercizio dell'attività professionale ma anche nella vita privata, quindi a maggior ragione nell'utilizzo del social network, nel rivolgerci a chiunque, insomma nel divulgare il nostro pensiero liberamente commentando questo o quell'altro fatto. Quindi io a questo punto, per non rubare ulteriore tempo, e non so, ovviamente cedo la parola al consigliere Nessa, che immagino sia pure lui qui interessato, e soprattutto lo ringrazio insomma, per aver contribuito a organizzare l'evento e per poi passare alle relazioni. Grazie. Grazie Alessia, un saluto cordiale a tutti coloro che ci stanno seguendo, siete numerosi, dopo poco tempo che avevamo pubblicizzato l'evento sono stati ricoperti 600 posti disponibili per l'iscrizione, a riprova dell'importanza dell'argomento. Grazie a tutti i relatori presenti, grazie a Alessia Lesi che insieme a me ha organizzato questo convegno come coordinatore anch'essa della Commissione Diritti Costituzionali. Ma indubbiamente l'argomento di oggi è di alto livello, il diritto previsto dall'articolo 21 della Costituzione è forse il più importante della Costituzione, rientra nell'ambito, nel novero dei diritti inviolabili di cui è l'articolo 2 della Costituzione. Perché forse è il più importante? Perché laddove vi è libertà di pensiero vi sono i regimi democratici, vi è democrazia, laddove vi è dittatura non c'è il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. Quindi la cosiddetta, viene definita pietra angolare degli ordinamenti democratici. Il pensiero può essere espresso tramite opinioni e notizie e forse per questo motivo che la nostra Costituzione non va a disciplinare in modo specifico l'informazione, ma l'informazione rientra nell'alveo dell'articolo 21 della Costituzione, cioè come libertà di manifestazione del pensiero. Quindi esiste un diritto ad informare, un diritto ad essere informati, mediante però un'informazione che sia caratterizzata dalla obiettività, dalla imparzialità, dalla completezza e correttezza e anche un'informazione che attinga a una pluralità di fonti. Indubbiamente negli ultimi anni con lo sviluppo di internet e dei social network l'informazione si è estesa notevolmente perché internet raggiunge tutti gli ambiti della vita sociale, raggiunge a livello locale, a livello globale. E però rispetto a quella che era l'informazione data prima dell'avvento di internet, cioè noi prima che ci fosse l'avvento di internet le informazioni le ricevevamo da chi? Dalla stampa, dalla radio, dalla televisione ed era un'informazione come viene definita one to many, ossia un'informazione che dal singolo soggetto proveniva a una moltitudine di persone. Ora la situazione è cambiata, c'è una interattività con internet, quindi c'è un messaggio delle informazioni che vengono trasferite many to many, cioè il soggetto riceve le notizie ma a sua volta è portatore di notizie, cioè non si ha più una posizione dell'utente come soggetto passivo che riceve le notizie, ma l'utente a sua volta può essere colui che invece diffonde le notizie, quindi si ha questa complementarietà dell'informazione dovuta proprio all'utilizzo di internet e dei social network. Ovviamente tutto questo ha comportato delle problematiche, si tratta anche di disciplinare quella che è l'attività informativa. Anche porre dei limiti, la nostra Costituzione prevede un limite che è quello dell'articolo 21 sesto comma, laddove si prevede che sono vietati gli spettacoli, le pubblicazioni eccetera che siano contrarie al buon costume. Gli altri limiti devono essere apposti dal legislatore e specialmente quando si tratta di tutelare interessi rilevanti tipo la tutela del diritto della persona, ovviamente questi limiti vengono apposti dal legislatore. Ma ciò che si è verificato in particolare con la comunicazione di massa
è aumentata la manipolazione dell'informazione. Al tempo d'oggi, tramite internet, tramite i mass media, si ha la possibilità non solo di rappresentare la realtà, ma di creare la realtà. Cosa voglio dire? Che in effetti le informazioni sono solo apparentemente diffuse, ma molto spesso hanno una finalità, hanno la finalità di orientare il pensiero comune, il senso comune, cioè di orientare le menti delle persone. E questo come avviene? Avviene attraverso la persuasione, ossia la capacità di poter modificare la condotta delle persone tramite l'informazione. E a ben vedere, questo è un aspetto estremamente rilevante e forse anche pericoloso, perché mentre la notizia falsa emerge evidentemente, quindi si è in grado di percepire la falsità della notizia, laddove invece c'è la manipolazione dell'informazione è una forma più subdola, perché ti va a orientare le menti forse senza nemmeno che te ne accorgi. E sono poche poi le menti critiche, cioè coloro i quali sono in grado di decidere, di valutare in piena autonomia. Per lo più la maggior parte delle persone, vuoi perché al tempo d'oggi si teme quello che è un isolamento, si ha paura dell'isolamento e quindi è molto più facile aderire a quella che è la maggioranza, a quello che pensa la maggioranza, e quindi si ha facile gioco nel manipolare molto spesso il pensiero delle persone. Quindi oggi tematiche di grande rilevanza che saranno affrontate dai nostri relatori nel migliore dei modi. E per concludere, come diceva prima il Presidente, come rilevava il Presidente, questa tematica dell'informazione coinvolge il mondo della giustizia, magistrati, avvocati. E proprio chi è coinvolto nel mondo della giustizia, proprio per il ruolo fondamentale che svolge sotto il profilo sociale, l'importanza del ruolo, allora bisogna fare molta attenzione, come diceva il Presidente Galletti, nell'utilizzo di questi strumenti di informazione. Bisogna farne un uso particolarmente sobrio e attento. E come è stato detto in precedenza, già i magistrati amministrativi sotto questo profilo hanno elaborato delle linee guida sulla utilizzazione dei social network, e credo che anche noi avvocati e i magistrati ordinari si adegueranno in tal senso e provvederanno anch'essi alla predisposizione di queste linee guida. Quindi a questo punto io mi taccio e ascolterò con molto interesse gli interventi dei relatori. Prego Alessio. Allora, professor Prosperetti, lo ringraziamo ovviamente di essere qui, gli do subito la parola. Giudice della Corte Costituzionale, presentazione l'ha fatta il Presidente, ma comunque non serve presentarlo. Grazie. Grazie, sono sempre lieto di partecipare alle iniziative del Consiglio dell'Ordine. Il consigliere Nesta ha già posto esattamente i termini del problema. Ora, l'articolo 21, come ricordava, recita nel senso che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, la scrittura e ogni altro mezzo di diffusione. E qui nasce il problema. Ora, la Corte Costituzionale in realtà ha affrontato più volte questo tema dell'articolo 21 della Costituzione e si è posto il problema se determinate manifestazioni del pensiero, per esempio ispirate all'odio, potessero essere escluse dalla tutela costituzionale. Allora, una prima tesi si è basata sulla considerazione dei cosiddetti limiti interni della libertà di manifestazione del pensiero, nel senso si ragionava nel senso che le opinioni che confliggevano con la democrazia oppure che incitavano ad azioni criminali non potevano per se stesse rientrare nella tutela dell'articolo 21. Ma successivamente questa tesi dei limiti interni è stata superata e la Corte Costituzionale ha ritenuto che anche queste tipologie perverse, diciamo, di manifestazione del pensiero, però ontologicamente rientrassero nell'ambito della libertà, ponendosi poi però il problema dei limiti a tale libertà nei confronti dei contenuti illegittimi di queste manifestazioni di pensiero. Ecco allora che gli attuali temi dello hate speech e delle fake news riferiti ai social ci riportano a tali antiche pronunce della Corte.
C'è comunque un dibattito relativo ai limiti interni o esterni dello hate speech che si propone con riferimento proprio alle pronunce della Corte dei diritti dell'uomo e con riferimento alla direttiva dell'Unione Europea, la 1808 del 2018, che richiede l'adozione di meccanismi volti a contenere nei media audiovisivi qualsiasi espressione di odio. Con riguardo ai social, si è posto il problema relativo all'articolo 595 del Codice Penale in materia di diffamazione. E su questo si è sviluppata una giurisprudenza. Invero, con la sentenza 16.262 del 2008, la Cassazione ha affermato che si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet, che per sua natura è proprio destinato ad essere visitato da un altissimo numero di soggetti, come sappiamo. Nella specie si faceva il caso di un giornale telematico, ma la Cassazione, con diverse sentenze, ha stabilito che il direttore di un periodico online non è assimilabile al direttore di un giornale, in quanto l'informazione telematica è assolutamente eterogenea rispetto invece alla stampa tradizionale. Invece la responsabilità del direttore è prevista per i giornali online, e in particolare quelli che ricevono contributi pubblici e che sono quindi equiparati alla carta stampata. Ora, sul tema della diffamazione a mezzo stampa, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 132 del 2020, ha ritenuto che è urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale in materia di condanna per diffamazione di un giornalista. La Corte ha ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero costituisce un diritto fondamentale, riconosciuto come coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione, come già statuito già in una sentenza del lontano 1968. Va infatti ricordato che proprio con la sentenza numero 1, la prima sentenza della Corte Costituzionale del 1956, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che attribuiva all'epoca un ampio potere discrezionale all'autorità di pubblica sicurezza, e questo indipendentemente dal fine specifico della prevenzione dei reati, il che comportava, appunto, ad avviso della Corte, una ingiustificata limitazione del diritto dei cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ora, nell'ordinanza che ho detto, viene evidenziato che i principi fondanti dello Stato democratico si basano proprio sulla libertà dell'opinione pubblica, in grado di consentire lo sviluppo attraverso il contributo di ogni cittadino alla formazione della volontà generale, e pertanto l'attività giornalistica merita di essere salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione diretta o indiretta. Questa è la sentenza 172 del 1972. Il legittimo esercizio da parte della stampa e dei media della libertà di informare la pubblica opinione impone però, ad avviso della Corte, un bilanciamento con altri interessi e diritti, anch'essi considerati dalla tutela costituzionale. Fra questi limiti si colloca soprattutto il diritto della persona alla propria reputazione, che costituisce un diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione
e il diritto al rispetto della propria vita privata garantito dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quindi questo bilanciamento tra la libertà di espressione e la garanzia della reputazione è il problema che si è posta la Corte Costituzionale. Pertanto, se da una parte va garantita la reputazione individuale, dall'altro questa tutela non può essere pensata come fissa e immutabile, proprio alla luce dell'evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, proprio con l'evoluzione che si è verificata in questi ultimi decenni. Basti pensare in proposito agli effetti di rapidissima e durata amplificazione degli addebiti diffamatori determinati dai social network, dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica e per tutte le persone ad esse effettivamente legate, risulta grandemente potenziato rispetto a quanto poteva accadere in un non lontano passato. La giurisprudenza della Corte Edu considera sproporzionata l'applicazione di pene detentive nei confronti del giornalista che sia incorso in un reato di diffamazione. Questo è il problema. Va infatti garantita l'esigenza di non dissuadere la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria importante, cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri. Funzione questa che potrebbe essere conculcata dal timore di una sanzione che può arrivare ad essere privativa della libertà personale. Ecco allora che la Corte, in questa ricordata esigenza di bilanciamento, ha rinviato al prossimo 22 giugno di quest'anno la trattazione della questione di legittimità costituzionale inerente alla diffamazione a mezzo stampa, dichiarando che spetta in primo luogo al legislatore operare il delicato bilanciamento in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela alla reputazione individuale. Questo ha fatto la Corte secondo una tecnica che ha utilizzato per la prima volta sul caso Cappato, il problema del suicidio assistito, dove ha dato un anno al Parlamento per provvedere, poi il Parlamento non ha provveduto e allora la Corte ha fatto una sentenza un po' additiva per dare i termini esatti della questione. È una tecnica che stiamo utilizzando spesso, perché anche adesso avrete visto recentemente, è uscito solo il comunicato stampa, ancora la sentenza no, sull'ergastolo ostativo, ci si è posti il problema della illegittimità costituzionale dell'ergastolo, ma dall'altra parte non si può pensare che tanti ergastolani di stampo mafioso possano essere rimessi in libertà e quindi si dovrà pensare a una legge che possa bilanciare anche lì i problemi del fine pena con determinati controlli e con una legislazione che attualmente invece prevede soltanto carcere o libertà. Ecco, anche qui è stato dato un anno al Parlamento per provvedere. Altra analoga cosa è stata fatta per il problema dei giudici in grado d'appello, i giudici onorari. Anche lì non si poteva d'amblè esonerare più di 1.000 giudici, 1.200 mi pare sono i giudici in grado di appello, e anche lì si è dato termine perché il legislatore possa provvedere.
Con questa ordinanza, però, la Corte Costituzionale, con una sentenza, risalente del 69, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 507 del Codice Penale nella parte in cui considerava reato la propaganda realizzata dal singolo quando questo non avesse assunto una dimensione notevole per intensità. Ecco, questo problema della propaganda, propaganda ai fini del boicottaggio, è l'altra fattispecie nella quale è venuto in questione il problema della diffusione di una di notizie o comunque dell'incitamento a fare qualche cosa di contrario alla norma. Per cui il 507 sul divieto di boicottaggio si è detto che era penalmente sanzionato il reato che si realizza tramite la propaganda, da chiunque questa venga fatta. Ma la Corte Costituzionale, come dicevo, ha ritenuto che si può parlare di propaganda soltanto quando questa non avesse assunto una dimensione notevole per intensità. Ora, attraverso il web, e qui è il problema, anche una comunicazione individuale in termini di boicottaggio di un prodotto può raggiungere un numero illimitato di consumatori e si pone quindi il problema in termini assolutamente nuovi rispetto a questa antica giurisprudenza, a fronte appunto della diffusività della comunicazione informatica. Insomma, la manifestazione del pensiero sui social pone, come sappiamo, come è stato anche detto, problemi inediti rispetto ai profili che rientravano una volta nella libertà di stampa. Ora, se infatti l'editoria tradizionale necessita, come sappiamo, di grandi investimenti, così come di grandi investimenti necessitano radio e televisione, e oggi tutto ciò è superato nell'era di Internet, dove i principali attori sono Google, Amazon, Facebook e anche Apple, che hanno il pieno controllo dei mercati digitali. Google è il motore di ricerca che gestisce la piattaforma YouTube e il sistema dei cellulari Android. Amazon è il principale gestore del cloud. Facebook gestisce anche WhatsApp e Instagram. E infine anche Apple, oltre all'hardware, controlla l'accesso al sistema operativo di tutti i dispositivi mobili. Questa concentrazione crea problemi anche a livello antitrust. La raccolta pubblicitaria su Internet rappresenta ben il 40% del totale, ma i social non sono in realtà, come si pensava, una bacheca che la giurisprudenza aveva dapprima assimilato a una agorà virtuale. In realtà i social sono ben altro, perché i cosiddetti gatekeeper, cioè i soggetti che intermediano con strumenti informatici la nostra vita, hanno la capacità di raggiungere il pubblico in maniera non causale. Questo è il problema, in maniera non causale, ma bensì in una maniera indicizzata, cioè rivolta soltanto a coloro che, secondo determinati algoritmi, vengono individuati come specificatamente interessati a determinati contenuti. È interessante notare che Facebook non indirizza automaticamente il proprio messaggio a tutti i followers, come io prima di studiare questa cosa pensavo che fosse così. Invece non è così, perché è soltanto un ristretto numero al quale viene indirizzata l'informazione. E a meno che non si paghi e quindi venga indirizzato il messaggio anche selettivamente a un numero elevatissimo di utenti. Quindi
non sono servizi generalizzati, sono in realtà servizi a pagamento. Inoltre, i comportamenti dei diversi utenti sono profilati in maniera che i contenuti pubblicitari possono essere veicolati proprio ai potenziali utenti interessati. Ma il problema si pone soprattutto per i condizionamenti che tali sistemi possono produrre in materia elettorale. Perché qui viene in gioco la democrazia. La democrazia rappresentativa viene alterata. Infatti oggi la maggior parte dell'informazione non è più quella televisiva, come è stato detto, o della carta stampata, ma è soprattutto affidata alle comunicazioni via internet. Ora sembra che l'elezione di Trump e la stessa Brexit siano state favorite da massicci interventi anche di fake news che hanno fatto particolare presa in soggetti meno acculturati e in aree agricole degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. La Cambridge Analytica nel maggio 2018, come sappiamo, è andata in bancarotta proprio per lo scandalo in cui era stata travolta con Facebook, che aveva contribuito alla manipolazione del pensiero degli elettori con una propaganda elettorale segreta a favore di Trump nel 2016 e al referendum inglese per la Brexit. Questa società, con gli studi di psicometria, era in grado di sfruttare il profilo psicologico degli utenti per individuare una precisa personalità e proporre messaggi estremamente precisi che andavano proprio a colpire la debolezza e le paure di quella particolare persona, così che ne potevano indirizzare surrettiziamente il voto elettorale. In origine si pensava che internet doveva essere il luogo della totale libertà informativa e comunicativa in un contesto, diciamo così, positivamente anarchico e non filtrato. Ma gli immensi profitti che si possono trarre dalla gestione delle piattaforme lo ha trasformato in un luogo in cui la maggior parte delle relazioni informative viene intermediata da potenti algoritmi gestiti da provider di dimensioni globali che sono anche al di fuori di ogni autorità nazionale, capace di orientare non solo le scelte di consumo, ma anche le scelte elettorali. Pensate che su YouTube in ogni minuto vengono pubblicati video per 500 ore, ogni minuto pari a 500 ore di trasmissione. E così su Twitter in ogni minuto si aggiungono centinaia e centinaia di utenti. Le piattaforme informatiche sono diventate indubbiamente un servizio pubblico essenziale per la comunicazione, l'informazione, la gestione delle app, tutto gestito da multinazionali che si rivolgono a un'utenza globale, controllata solo dai protocolli dei singoli provider che hanno valore contrattuale nel rapporto con il singolo utente. Il problema di questo rapporto contrattuale tra l'utente e il provider è venuto all'attenzione quando un Twitter di Trump, come sapete, è stato bannato. Bannato vuol dire che è un termine tecnico gergale per dire che il provider ha esercitato il suo potere di censura contrattuale. E questo proprio perché in contrasto con i criteri di accettabilità secondo la contrattazione dei criteri stabiliti da Twitter. Come ho detto, il contratto al quale implicitamente si accede iscrivendosi a un social consente l'applicazione di questi correttivi affidati a strumenti privatistici da parte del provider. Il problema è che la rete non è neutrale. Un utente, per poter essere indicizzato pubblicamente su internet, deve pagare. E così sono a pagamento i siti che recensiscono alberghi, ristoranti, sulla base delle indicazioni degli utenti, che in alcuni casi, come si è riscontrato, sono fittizi. Mio figlio mi ha raccontato di un interessante esperimento fatto dagli studenti inglesi che avevano organizzato di pubblicizzare un ristorante inesistente.
che in breve tempo è stato considerato tra tutti i social come il miglior ristorante di Londra. Come funzionava? Che chi si prenotava gli si diceva che era già pieno e poi apparivano giudizi magnifici su questo, foto di piatti, dico. E così è stato classificato il primo ristorante di Londra e non esisteva. Ora, quello che esiste invece è il problema dei cosiddetti bots, cioè i falsi utenti gestiti da algoritmi che lodano e insultano in risposta a messaggi social di utenti veri, anche questo al fine di creare pesanti condizionamenti sociali. E all'attenzione del Parlamento europeo il Digital Service Act, che dovrebbe essere una prima possibile regolamentazione di questi fenomeni. Il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali e ha fatto un deciso appello a mantenere i principi essenziali della direttiva sul commercio elettronico e a tutelare i diritti fondamentali nell'ambiente online e conseguentemente nel cosiddetto anonimato online, ove ciò sia possibile. Quello che è importante è che va garantita la trasparenza e gli obblighi in materia di informazione e responsabilità per i prestatori di servizi digitali. Il Parlamento europeo invita a introdurre obblighi effettivi per contrastare i contenuti illegali online, chiedendo anche una vigilanza pubblica a livello nazionale e dell'Unione Europea e una cooperazione tra le autorità competenti delle varie giurisdizioni nell'applicazione del diritto. Va anche detto che l'identificazione dell'autore di fake news, di insulti o di violazione della privacy incontra però una critica nel mondo degli internauti. Perché c'è questa critica? Perché da molti si difende l'anonimato proprio con particolare riferimento al ruolo dei dissidenti nei regimi dittatoriali che, ove tracciati, sarebbero esposti a ritorsioni. Il problema del diritto è sempre che bisogna bilanciarsi fra un'esigenza e l'altra. Ma se il problema non è risolvibile a livello internazionale, noi quantomeno a livello nazionale potremmo imporre agli utenti, che ne so, di usare lo SPID, per esempio, cioè il sistema pubblico di identità digitale, attualmente necessario per interfacciare i servizi della pubblica amministrazione. Comunque, attualmente la Polizia Postale sembrerebbe in grado, attraverso l'Internet Protocol, di risalire all'autore delle comunicazioni sui social. Già oggi l'Agicom è in grado di imporre la rimozione dei contenuti informatici diffusi in violazione del diritto d'autore. Uno dei padri di Internet in Italia, Stefano Quintarelli, ha proposto, nei casi di uso illecito dei social, la multa commisurata al numero dei followers, sicché se la notizia falsa e dannosa è diffusa in maniera massiccia, la sanzione sarà proporzionalmente molto gravosa. Attualmente, in ordine al risarcimento dei danni nei confronti del prestatore intermediario, cioè l'Internet Service Provider, la giurisprudenza non ne ravvisa la responsabilità qualora l'Internet Service Provider si limiti alla indicizzazione o ai suggerimenti di ricerca per prodotti similari, ovvero alla sola inserzione pubblicitaria, senza particolari manipolazioni. Insomma, Google non è responsabile dei contenuti quando non contribuisce alla loro scelta e alla ricerca e alla formazione del file che li contiene, sempre che non sia al corrente della illecità dell'informazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 70 del 2003, in attuazione della direttiva CE, la 31 del 2000, e che
una volta a conoscenza dell'illicità dell'informazione non abbia agito comunque per rimuoverla immediatamente. Oggi sono proprio gli operatori a chiedere che siano gli stati a riprendere il controllo dei big data, con regole globali, avendo compreso la complessità e la rilevanza dei problemi con cui devono misurarsi. Sono infatti spaventati dalla possibile responsabilità del controllo dei contenuti, dei post e dei messaggi da loro divulgati, in particolare con riferimento proprio al problema delle competizioni elettorali. Va ricordato che Google ha raggiunto un accordo con il governo cinese in danno dei suoi contestatori, per cui sono sparite da Google le informazioni circa il massacro di piazza Tiananmen e qualsiasi altra notizia sgradita all'attuale governo. Comunicazione, pubblicità, propaganda, diffamazione, contenuti contrari al buon costume, sono tutte materie trasversalmente interessate dal regime giuridico dei social, che attualmente necessita di una regolamentazione pubblica. Problema questo di non impossibile soluzione, ma che dovrà passare per accordi degli stati con i principali provider. Si tratta di poter concepire una normativa in grado di bilanciare la libertà di manifestazione del pensiero con quei limiti già individuati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, onde evitare l'impatto dei messaggi di odio e delle fake news, così come dei contenuti pornografici e dei contenuti diffamatori, che non meritano di essere costituzionalmente tutelati sulla base dell'articolo 21 della Costituzione. Grazie. Grazie mille, professor Prosperetti, di questa carrellata che ha abbracciato non solo le pronunce della Corte Costituzionale, le più importanti e rappresentative, quindi ci ha ricordato e ci ha anche indicato, così che tutti quanti noi poi possiamo andare ad approfondire, ma ha posto il problema principale, credo che sia proprio quello del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, da una parte la libertà di espressione, l'altro la garanzia della reputazione e di tanti altri principi dettati sia dalla Costituzione ma di ordine generale. Quindi credo che l'auspicio finale, che sia uno poi da raccogliere, quello che il legislatore in questo come in tanti altri settori che lei stesso poi ha citato, quindi di altri campi, come ci ha parlato dell'ergastolo ostativo e tante altre questioni di importanza, di delicatezza estrema, sia il legislatore. Mi chiedo se basta il legislatore nazionale o c'è un legislatore sovranazionale al quale ci dobbiamo rivolgere, posto che internet e tutti i mezzi di divulgazione di questo tipo non hanno una geolocalizzazione o un riferimento territoriale, ma ovviamente, come sappiamo, non hanno confini, non hanno perimetri. Quindi auspichiamo tutti quanti questo intervento, che credo che non sia di facile poi soluzione, che tenga conto di qual è l'evoluzione dei sistemi di divulgazione, di informazione, di comunicazione e dell'evoluzione della società. E su questo chiamo a intervenire il professor Morcellini, che ho già presentato come un grandissimo studioso di comunicazione e di sociologia, che quindi ora ci illustrerà il suo punto di vista. Grazie. Grazie ad Alessia, e permettetemi di usare il nome di persona, ma grazie all'Ordine degli Avvocati, perché non vi nascondo che è una bella sorpresa per un professore che è uscito dall'autorità delle comunicazioni con l'idea di mettersi a studiare le asimmetrie di potere degli over the top, incontrare un convegno intitolato coraggiosamente articolo 21 della Costituzione, libertà di pensiero e social network. Lo dico perché è giusto che le persone che sono collegate e che saluto valorizzino fino in fondo questa forte innovazione culturale, che non deve riguardare ovviamente solo l'Ordine degli Avvocati, ma gli Ordini degli Avvocati sono controinteressati ai ritardi di legislazione, quindi c'è un pieno motivo, ce lo ricordava anche il Presidente che ha introdotto, di affrontare queste tematiche. Nel programma c'è un piccolo errore materiale, lo dico solo perché nella intelligenza dei nostri ascoltatori, conoscendo il pubblico a distanza, c'è il pericolo che non si siano accorti, ma lo escludo, che informatica è informativa, ma l'aspetto è secondario, si capisce che è un errore materiale. Intanto però vi faccio risuonare il titolo, perché io cercherò di starci addosso
fermo restando che gli studiosi non hanno per molti versi proposte conclusive su questi nodi, non ce l'ha neanche l'assetto istituzionale, come è comprensibile. Quindi questo autorizza l'idea a cui alludeva Alessia Alesi di un'apertura interdisciplinare di queste tematiche. Badate, temi come questi è immaginabile affrontarli, non dico delibarli, anzitutto impostarli in termini, se non in termini interdisciplinari. E io porto da questo punto di vista il contributo di uno studioso di comunicazione, purtroppo di lungo termine. La questione fondamentale che vi presento nell'incipit, una volta che accettiamo la sfida, perché è una sfida cognitiva anche abbastanza stressante, di pensare gli over the top, cioè di cominciare a metterli al centro di una riflessione a cui applicare le tradizioni democratiche e giuridiche che noi conoscevamo, perché noi in questo sistema siamo, noi affrontiamo l'ignoto con la forza di quello che già sappiamo. E la questione fondamentale, dicevo, è la rapidità e la sicurezza di sé con cui questa forma di dominazione digitale delle menti, vedete che non sto facendo sconti, si è affermata e quasi istituzionalizzata. Per nostra fortuna non si è ancora costituzionalizzata. L'intervento del professor Prosperetti è molto in sintonia con quello, o viceversa, io sono in sintonia con il suo intervento, ma vedete che qua e là c'è anche qualche polemica più aspra che viene dal fatto di riconoscere che gli over the top stanno anche cambiando la cultura della comunicazione, non solo quella mainstream, ma in generale quella legata a una mediazione professionale degli esperti. C'era già un riferimento implicito nel ragionamento sui giornalisti. Ricordo qui che quello che mi seguirà ha scritto non esattamente un instant book su questi temi, lo dico solo per incoraggiare a comprarlo, forse il tomo più importante che abbia mai visto sulle criticità del giornalismo nel nostro tempo. Avviando dunque un ragionamento autocritico, perché anche l'università, credetemi, e anche le cosiddette scienze dure sono tutte o siamo tutti in ritardo a percepire il posizionamento del ruolo degli over the top. Allora, risaltano ancora di più le esitazioni, i ritardi, il non detto anche delle comunità scientifiche, che solo secondariamente hanno tentato di inseguire un cambiamento così radicale, eppure gli intellettuali esistono perché devono studiare i cambiamenti, che costituiscono nuovi dispositivi di potere culturale nel mondo contemporaneo. Se non partiamo da questo presupposto, ci limitiamo a giaculatorie che ossequiose nei confronti dello status quo. È la prima volta che succede nella storia degli uomini una così forte pressione sulla sfera cognitiva e mentale degli individui. E non illudetevi di pensare che i sistemi formativi aiutino i ragazzi e i giovani. Quello è un problema drammatico che ci riguarda tutti come cittadini e non certo come sociologi. L'incredibile quantità di contenuti che sono costretti a elaborare senza una guida adulta, perché le famiglie non ce la fanno, gli insegnanti ce la fanno solo intermittentemente, pone anche lì un problema a cui alludeva anche il Presidente, assolutamente eticamente serio. Colpisce in ogni caso l'inadeguatezza di una copertura conoscitiva di un cambiamento che non è nella sua fase plurale. Saremmo autorizzati a essere prudenti e lenti se fossimo all'inizio di questa storia, ma non è così, non potrò trattarlo. Siamo già al secondo tempo degli over the top, nel senso che nella prima fase si sono presentati con una bella retorica democratica non del tutto fondata, in forza di cui le tecnologie digitali altro non avrebbero fatto che aumentare la trasparenza e la competenza partecipatoria. Voi domandatevi se l'avete incontrata in giro, soprattutto a partire dalla seconda fase, quella di stabilizzazione degli over the top. Quindi dobbiamo assolutamente tener conto che c'è un problema nella risposta culturale, anche accademica, che deve essere letta come un clamoroso ritardo di intervento rispetto alla profondità del cambiamento.
Resta fermo ovviamente che non sono solo gli accademici ad essere complessivamente timidi, anzi, qui ho scritto timide educando, e mi sembra una buona definizione letteraria, rispetto a un potere che è assolutamente più performativo dei singoli e anche delle società scientifiche. Immaginatevi se non ci mettiamo insieme con altri soggetti di mediazione sociale per poter porre questioni di questo genere. La sensazione è che il digitale incuta un rispetto che sconfina nell'ossequio. L'adozione di un comportamento di blando accreditamento verso una convivenza con quello che a tutti gli effetti viene definito da molti studiosi più precisamente che in passato come dispotismo digitale sarebbe comprensibile se nei decenni precedenti non fossero esplose su tematiche simili ma con media molto più addomesticabili, permettetemi di usare questa bella parola perché la riferisco al piccolo principe, l'addomesticamento, una delle più fantastiche forme di esaltazione della forza dello spirito, non fossero appunto avvenute forme di proteste pubbliche, politiche, sociali e civili a fronte di stili di condizionamento sulla mente che oggi appaiono poca roba. Io all'Agico me ne sono accorto, sei costretto a colpire le televisioni perché non hai quasi nessuna possibilità, se non la coregolamentazione, di colpire soggetti ben più performativi. Abbiamo denunciato la americanizzazione degli immaginari, ora voi domandatevi di che nazione sono i grandi players, in realtà da un po' di tempo c'è una seconda nazione, ma che da questo punto di vista si comporta in modo assolutamente isomorfo. A fronte di quelle vertenze alimentate da intellettuali, masse di persone sono scese in piazza contro la televisione commerciale e io purtroppo non posso dire di essere stato indocente a quell'epoca. Oggi ritirerei il consenso se ci fosse il silenzio nei confronti degli over the top. L'interrogativo allora: perché nei confronti degli over the top la cultura pubblica non ha ugualmente o paragonabilmente a quell'epoca sollecitato una adeguata discussione pubblica? Il nodo è rilevante anche per ricordare il problema della simmetria di cui parlavo e più precisamente la questione della dottrina regolatoria messa in campo a tutela del pluralismo e della libertà di pensiero, quindi affrontando esattamente i temi che ci avete posti. Tutto questo è stato ideato nei confronti di un medium o di media più in generale che erano, e qui mi ricollego alla parte finale dell'intervento del professor Prosperetti, almeno forme di mediazione, anzi di intermediazione, come avrebbe detto Stefano Rodotà, mentre nel mondo digitale non c'è bisogno che vi dica che lì sono incontrollati e spesso inverificabili in termini di attribuzione di responsabilità, quindi come se ci fosse una riserva di caccia rispetto al diritto. È anche interessante per tutti noi capire quanto più i media sono potenti, più sono risparmiati dall'analisi critica. E io penso che questo argomento dovrebbe assolutamente farci pensare. Allora, registriamo che il carattere vistosamente interventista del colosso Big Tech ha assurto, a cui accennava anche il Presidente Prosperetti, a piena evidenza in merito all'attacco portato a Capitol Hill, che è stata la seconda prova generale dopo Cambridge Analytica, luogo altamente simbolico e quindi da cui dove l'imponente violazione di dati accanto a quello di Cambridge Analytica, anche io mi misuro con questo, in cui la violazione dei dati privati da parte di una corporation di cui oggi siamo a conoscenza, è l'unico episodio che è veramente uscito fuori, ma noi non possiamo escludere che non ce ne siano altre. In quella sede Facebook, come tutti sapete, dovette solo nelle repliche davanti al Parlamento americano ammettere pubblicamente la sua responsabilità in merito a dati e contenuti pubblicati nelle piattaforme, dunque riconoscendo
di essere a tutti gli effetti una media company. Questo significa che da quel momento in poi sarà più possibile in qualche modo intervenire su quello scandalo. Salto questa riflessione, anche se gli studiosi non l'hanno portata fino in fondo, e lì mi pare di dire che la politica è stata più, e anche l'Unione Europea è stata più rapida. Allora, quello è stato un momento di svolta nella storia dell'informazione 2.0, ma non si può anche non guardare a vicende che hanno giocato un ruolo attivo e profondo sulla politica internazionale, anche questo è stato già citato in riferimento alla campagna elettorale USA del 2016, e a molti altri episodi che nella letteratura internazionale sono ben più studiati che in quella domestica. Anche solo attestandoci al caso italiano e ricordando appunto il citato articolo 21, il ritornello dietro cui si è trincera ogni tanto la prudenza del diritto e delle istituzioni, tenete conto che queste cose non le dico in termini polemici perché sto con i giuristi, in particolare con il professor Caravita e i fisici della Sapienza, avviando uno studio da 2 anni proprio sull'impatto politico dei social network. Comunque loro in qualche modo segnalano una assenza o carenza di strumenti giuridici adeguati, la stessa conclusione a cui arrivava il giudice costituzionale, soprattutto adeguati a leggere fenomeni così nuovi. È importante a questo punto riconoscere quanto i padri costituenti, nel dettato di quell'articolo citato, in cui allude a tutte le manifestazioni del pensiero, quindi non so se il nostro diritto è in grado di poter stabilire che alcune non rientrano in tutte, anche lì un nodo non solo semantico c'è, abbiano aiutato a riconoscere la decisività dello scambio comunicativo, a cui ha fatto riferimento molto efficacemente Paolo Nesta, in un'epoca in cui loro conoscevano soltanto la radio, che era già abbastanza strutturata, in cui la televisione stava ancora per arrivare. Stiamo parlando del 48, la televisione in Italia nasce il 3 o 4 gennaio, c'è una piccola incertezza perché succede a metà della nottata, del 1954. Se dunque la Costituzione ha saputo prefigurare una visione generale dello sviluppo culturale di un paese, perché le politiche democratiche sono state così lente a capire che ogni giorno gli over the top si costituivano come Stato nello Stato, potere evidentemente sovranazionale? È quello che rientra nella definizione dei giuristi sullo Stato d'eccezione, ma io non credo che alla democrazia e al diritto faccia bene lo Stato d'eccezione. È molto meglio avviare una campagna di opinione e di rigore per dibattere adeguatamente i provvedimenti e le eventuali conseguenze normative che la situazione così critica porta con sé, altrimenti c'è il rischio di sfigurare la competizione democratica, lo ha ricordato un attimo fa il professor Prosperetti, anche per la rappresentanza e il potere di indirizzo. Sto per chiudere ponendo a questo punto una domanda solo apparentemente elementare. Come mai questo cambiamento è stato così rapido e potente? Qui le questioni non riguardano giuristi ma riguardano gli studiosi. La risposta non può che essere preliminare e tentativa e si traduce in una sola proposizione. Siamo di fronte a una nuova realtà intersoggettiva, esattamente quella in cui la comunicazione non è più una risorsa temporanea, ma è un habitus del soggetto moderno. Pensate che i giovani di oggi al 42% si collegano ai device digitali in una percentuale che è del 43% per un numero di ore che va da 5 a 10, fermo restando che un plateau di questi sta a oltre 7 ore, nessuno di questi, quindi il tempo che una volta era quello del lavoro, ma nessuno di loro riceverà una pensione per questa attività. Da questo punto di vista la psicologia sociale ci ha regolato nel secolo scorso un grande concetto in anticipo sul cambiamento delle tecnologie, ispirato da Kurt Lewin, un grandissimo psicologo sociale, che è quello di disgelo cognitivo. Da un lato dobbiamo annotare che c'è una pressione psicologica e cognitiva impressionante sulla mente di persone ancora in formazione, e non credete che gli adulti siano dispensati da questa definizione.
Dall'altro noi ci accorgiamo però che in alcuni casi ci sono anche soggetti che utilizzano con grandissima abilità la tastiera digitale come implementazione di una socializzazione che non dipende solo dai media digitali, perché pensateci, se tutto dipende solo da un medium siamo di fronte a una colonizzazione culturale, ce ne sono già state nel passato, ma i moderni dovrebbero essere più prudenti. Dobbiamo quindi allora capire fino in fondo gli aspetti trasformativi di un contesto che abbiamo descritto per poterlo meglio interpretare. C'è un problema di cause su cui io spero di poter avere altre occasioni di parlare con voi, perché troppe abdicazioni hanno lasciato soli giovani adulti di fronte alla prepotenza, ma non per colpa loro, per le scelte fatte da tutti, dei media digitali, che così diventano i veri influencer della vita pubblica. Noi non possiamo permetterci che non siano dunque adeguatamente regolati. Da questo punto di vista aggiungo il rischio, e sto chiudendo, della scissione reale virtuale, che rende tutte le cose che ho detto ancora più ultimative, perché se passa soprattutto tra i giovani e in generale i nuovi venuti, gli amanti della rete, che non sono le comunità critiche, sono quelli che si limitano a subire la quantità di stimoli conoscitivi e comunicativi della rete, e questo significa un rischio di monopolio comunicativo. Tutto questo determina forme anche psicologiche complicate, anche se per il momento molto minoritarie, le studia in particolare l'Università Cattolica, ma noi dobbiamo stare attenti ovviamente alle forme di dissociazione dell'esperienza di vita che in qualche modo si vede nell'eccesso di comunicazione digitale da parte dei giovani adulti, ma anzitutto al centro di questa riflessione dobbiamo mettere una riflessione operativa, non retorica, per i rischi che corre la nostra democrazia. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Io ringrazio il professor Morcellini perché ci ha dato un po' una visione anche un po' diversa da quella alla quale noi siamo abituati come giuristi, come operatori del diritto, un fascio di luce su quella che è la società attuale e soprattutto su quello che sono le attuali generazioni, che è l'aspetto che mi ha un po' più colpito e anche un po' inquietato, se lo posso dire, perché le giovani generazioni, a loro viene dato in pasto, come si dice, di tutto, senza questo mediatore, senza questo intermediatore, non dico che filtri la notizia, ma che la sappia porre, non per un filtro o una censura, ma per una professionalità nel dare, nel divulgare una notizia e quindi nell'accoglierla. Viene dato in pasto di tutto a questi giovani, non necessariamente hanno gli strumenti per valutare, per assorbire, per elaborare quello che leggono, quello che scrivono altri, quello che viene diffuso. E peraltro in un numero di ore che mi ha veramente colpito giornaliero, questi ragazzi stanno sempre attaccati a sti video. Solo l'8%, i dati sono fortissimi, badate che li studiamo da anni, solo l'8% di ragazzi, saranno un po' di più perché si vergognano di dare questa risposta, stanno sotto l'ora al giorno, lì la funzione della famiglia. E infine, diciamo, l'aspetto parimenti forse anche più inquietante è quello della democrazia che viene minata alle radici con questi tipi di strumenti. Si parlava anche, il professore Prosperetti ci parlava di, a parte la colonizzazione culturale a cui faceva riferimento, ma anche indirizzare l'utente al consumo, indirizzare l'utente in chiave elettorale in una certa direzione. Questi sono sicuramente gli aspetti sui quali credo ci dobbiamo più interrogare, proprio perché si crea poi una scissione, una dissociazione, come ci diceva lei, tra il virtuale e il reale, e abbiamo bisogno invece di tornare con i piedi per terra, calati nella realtà. Consigliere Nesta, do la parola a lui che è qui che freme giustamente, no, non fremo. Gli interventi sono interessantissimi. Mi volevo ricollegare a quello che diceva il professore in precedenza, ha usato dei termini che francamente sono impressionanti: colonizzazione culturale, prepotenza dei media digitali, scissione reale virtuale, monopolio comunicativo, tutto vero, ma le conseguenze sono abbastanza gravi di tutto questo, specialmente, lo accennava prima la collega Alesi, nei confronti dei giovani, perché qual è il messaggio culturale che viene trasmesso a questi giovani? Ai miei tempi c'era la scuola, avevamo determinati insegnamenti, eccetera, ora sembra prevalere
questo messaggio che è abbastanza vuoto, privo di contenuto effettivo che proviene dai media digitali. Questo è un primo profilo estremamente grave, perché poi quale società avremo in futuro non sappiamo, perché questi giovani cresceranno. Una società basata sulla superficialità, non sull'approfondimento culturale? Primo punto. Secondo, e lo accennava prima il professor Prosperetti, le conseguenze anche in materia di condizionamento elettorale, e non è cosa da poco, perché Dio non voglia poi dovesse prendere piede un discorso del genere, noi ci potremmo ritrovare in sistemi non ispirati ai principi di democrazia e nemmeno ce ne accorgeremmo, perché mentre con le informazioni false è più facile percepire la falsità dell'informazione, della notizia, è l'informazione manipolata, è molto più subdola, perché agisce sulla mente della persona senza che se ne accorga, tranne che uno non abbia un particolare spirito critico, ma con l'aria che tira, con questi messaggi dei media digitali, credo che poi il rischio sia più che concreto. Ecco, solo era una piccola riflessione che volevo fare. Prego. Allora, torniamo ai temi un po' più vicini anche alla nostra professione, alle nostre attività quotidiane, come operatori del diritto, e ora l'introduzione è per il professor consigliere Vito Tenore, che ci parlerà dei risvolti disciplinari dell'uso non consapevole degli strumenti social per avvocati, magistrati e pubblici dipendenti, sia civili che militari. Grazie. Grazie, grazie per l'invito all'Ordine degli Avvocati di Roma. Partecipo sempre con grande piacere, soprattutto poi quando il tema è così accattivante, libertà di pensiero e social network. Per ricondurla alle nostre categorie avrei messo anche un sottotitolo, verba volant, social manent, ecco, perché questo è il problema dei social, lasciano una traccia indelebile rispetto a scambi di parole tra amici. In primo luogo, io sono magistrato contabile, che ci azzecca, direbbe una nota autorevole dottrina lombardo-molisana, che ci azzecca la Corte dei Conti con queste tematiche. In realtà nulla, ecco, la vis espansiva della nostra vorace Corte dei Conti in punto di giurisdizione non è ancora giunta al danno erariale del pubblico dipendente da uso improvvido dei social, a meno che non si ipotizzi, la butto lì approfittando della presenza del professor Prosperetti, di una declaratoria di illegittimità di quella improvvida norma volgarmente nota come Lodo Bernardo, che da qualche annetto ci impedisce di perseguire il danno all'immagine se non per reati contro la PA. Ce ne sono anche di più gravi, non mi riferisco all'uso dei social, però c'è mafia, camorra, 'ndrangheta, stupro di bambini nelle scuole. Ecco, forse qualche mente illuminata più rispetto al passato dovrebbe forse ritornare sui propri passi e finalmente dichiarare illegittima la norma che io considero come l'emblema della norma incostituzionale. Ecco, la butto lì. Tornando al nostro tema, in realtà me ne sono interessato da lavorista, insegno presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Diritto del Lavoro Pubblico ed è un tema abbastanza classico per i lavoristi, quello dell'uso improvvido degli strumenti social, che ha occasionato diversi pronunciamenti della Cassazione Lavoro e non solo. A tal proposito vi ho inserito nel materiale didattico, lo dico agli amici avvocati, un mio articolo dove ho raccolto un po' lo stato della giurisprudenza in materia di pronunce delle varie magistrature sull'uso non consapevole degli strumenti social da parte di dipendenti pubblici, dipendenti privati, magistrati, liberi professionisti, compresi avvocati, ne parleremo. Ed è una casistica molto interessante che si presta a valutazioni, come diceva il professor Morcellini, non solo giuridiche ma anche di tipo sociologico o addirittura psichiatrico in qualche caso, perché basta leggere anche semplici mail che ci mandano colleghi, per non parlare poi di siti eccetera, per avere qualche dubbio sull'equilibrio di taluni. Per quello che non potrò dire mi riporto, come dicono gli avvocati, a questo scritto. È stato detto già da chi mi ha preceduto che un tempo esternavano alle masse solo politici, giornalisti, showman, cantanti, esternatori, chi di noi non ricorda Celentano con i suoi pistolotti etici, tramite la TV, la radio,
la stampa, vennero poi le radio libere, le TV libere, e quindi iniziarono a comparire in video e in audio soggetti quasi improbabili, quasi macchiettistici, esternatori più comici di comici. Oggi siamo, come disse Umberto Eco in una nota prolusione universitaria, davanti a una invasione di una legione di imbecilli che tramite strumenti social, media, Facebook, Twitter, blog, forum, community, WhatsApp, multimail, esternano il loro libero pensiero. Le stesse persone che un tempo magari esternavano in un'osteria bevendo un bicchiere di vino e dopo la terza fesseria venivano zittiti dagli altri presenti, oggi questa legione di imbecilli invece ha la stessa notorietà di un premio Nobel nel momento in cui posta qualcosa, immediatamente in tutto il mondo viene ascoltato. E questo, come è stato detto, vale soprattutto per i giovani, che nascono telematici, ormai anzi vengono nei parti, si vede prima uscire un laptop e poi il resto, sono parti dolorosissimi tra l'altro, immagino per le donne. C'è una notevole familiarità con il mezzo telematico, è diventato un'appendice delle dita, per cui si dimentica invece che ciò che noi scriviamo, anche in un momento di sconforto psicologico, di esaltazione, rimane nell'eternità mediatica, rimane nei secoli dei secoli, da qui appunto il social manent. E il periodo Covid che stiamo vivendo sta accentuando questo problema, cioè ci si abbandona ancora più di frequente a infelici esternazioni mediatiche, anche perché detto tra noi, e qui attualizziamo il mio concetto, abbiamo anche dei modelli di esternatori, la politica, che non è certo cauta e moderata nelle esternazioni, abbiamo tutti assistito ad uno sfogo paterno. Ecco, se l'avessimo fatto noi qui presenti, appartenenti a vari microordinamenti, la magistratura, l'avvocatura, libere professioni, saremmo stati probabilmente puniti disciplinarmente, perché ci sono estremi pesanti anche in alcune affermazioni. È vero che anche le associazioni, i partiti hanno dei codici deontologici e dei sistemi punitivi interni che forse sarebbe il caso di attivare in qualche caso di eccessi. Dico questo senza riferimento a casi concreti se non quello da ultimo e da tutti visto. Perché? Perché purtroppo la politica, avendo maggiore visibilità, diventa un modello etico a cui ci si ispira un po' tutti, compresi elementi più deboli, e pensiamo che tutti possano parlare in un certo modo. Non è così, soprattutto poi per alcune categorie che più di altre sono espressive di legalità, di etica comportamentale, come vi dirò tra poco parlando di magistrati, avvocati, poliziotti, carabinieri che sono incappati in disavventure anche giudiziarie. Opererei una preliminare distinzione, visto che parliamo di strumenti social, i giuristi sono abituati a classificare, però questa è una classificazione logica e non solo giuridica. Una prima distinzione è tra comunicazioni social riconducibili all'articolo 21, quindi libertà di pensiero, a cui ha dedicato il suo intervento il professor Prosperetti, e corrispondenza privata tutelata invece dall'articolo 15 della Costituzione, perché è destinata ad uno o più soggetti individuati. Il distinguo apparentemente chiaro, ecco, libertà di pensiero, il pensiero è diretto a tutti, la corrispondenza è diretto a uno, a due, a tre persone, è un distinguo invece un po' fluido, soprattutto in tema di utilizzo di meccanismi social, ma anche non social. Pensate, ecco, adesso cito una parola antica che forse gli ultrasettantenni ricorderanno, la parola cartolina. Ecco, la cartolina illustrata, che oggi non esiste più, ecco, un ricordo storico. Ecco, la cartolina, da un punto di vista formale, è una lettera privata, è corrispondenza privata, però per lo strumento utilizzato diventa aperta a tutti. Così come una conversazione a quattro occhi è una conversazione tra due persone. Se io alzassi la voce offendendo, non so, il presidente dell'ordine degli avvocati e vengo ascoltato da una collettività anche ristretta,
e quella diventa una esternazione espressiva di una libertà di pensiero che però trasmoda anche in un reato. Quindi, primo distinguo, comunicazioni riconducibili alla libertà di pensiero, articolo 21, corrispondenza privata, articolo 15. E questo rileva, come vi dirò tra poco, anche ai fini disciplinari e penali, e di questo si è interessata anche più volte la Cassazione. Tra l'altro la nostra videoconferenza, detto tra noi, tecnicamente è una corrispondenza privata, però mano a mano che si amplia il numero degli ascoltatori, e siccome sono molti, trasmoda in una comunicazione social probabilmente riconducibile all'articolo 21. Se invece ci videochiamiamo individualmente, quella è una comunicazione privata. Ecco, questo è un concetto che soprattutto i penalisti ben conoscono. Altra distinzione è quella tra esternazioni tramite strumenti social di individui che palesano l'appartenenza al microordinamento di appartenenza, magistratura, avvocatura, carabiniere, poliziotti, e esternazioni in cui non paleso questo mio status, questa mia qualifica, scrivo come Vito, o addirittura con un nickname. Questo è un distinguo rilevante perché, o sotto pseudonimo, ecco, in entrambi i casi posso commettere un reato, un illecito disciplinare o un illecito civile. Nel momento in cui però spendo anche il nome dell'amministrazione di appartenenza, sicuramente assume una maggior rilevanza anche il profilo disciplinare, o addirittura si configura solo in questo secondo caso, non sempre, poi lo vedremo, un illecito disciplinare. Senz'altro sale di cilindrata il profilo disciplinare nel momento in cui coinvolgo anche la mia amministrazione o il mio ordine di appartenenza. Un terzo distinguo preliminare che intendo fare è quella tra esternazioni sul proprio sito web o su altri strumenti social. Attualizzo per gli avvocati. Molti avvocati hanno un proprio sito web di studio. Un tempo nel vostro pregresso codice deontologico veniva comunicato obbligatoriamente, lo facevano in pochi in realtà, però l'obbligo c'era, articolo 17 bis, e l'ordine in questo modo monitorava anche i contenuti più o meno corretti, non comparativi, non offensivi, con titoli che non ci sono e vengono lo stesso ostentati. Questo consentiva un controllo dell'ordine su quel sito, ma l'avvocato può anche parlare in altri siti e dire cose di sé non veritiere che violano il codice deontologico, ma su questo l'ordine professionale non ha un controllo, perché già avete difficoltà a controllare i siti istituzionali, figuriamoci quelli con contatti civetta o con richiami e così via. Con il nuovo codice deontologico il problema si è accentuato, perché non c'è più l'obbligo di comunicare, quindi potrete fare solo dei controlli così un po' a campione. Su questo ci sono diversi pronunciamenti, anzi uno in particolare del Consiglio Nazionale Forense, il 27 aprile 2011, numero 49, per chi fosse interessato a questo tema, sui contenuti dei siti e sull'obbligo di comunicare, oggi abrogato. Il pronunciamento riguarda il vecchio sistema. Questi social di cui sto parlando, fatta questa previa classificazione, si affiancano sul piano informativo, o è stato detto anche disinformativo, i giornali, la radio e la TV, anzi accentuano il problema della confusione tra vero e falso, tra fake news e notizie vere, tra onesti e parassiti, si sovrappongono, si crea una poltiglia anche valoriale in questo magma telematico. Il problema non riguarda solo affermazioni, adattando al mio intervento, diffamatorie, calunniatorie o semplicemente denigratorie nei confronti di altri o dell'amministrazione. Mi riferisco anche a foto, audio, video che riguardano soggetti che per la qualifica svolta, per le funzioni anche sociali svolte, non dovrebbero comparire in quel modo. Quindi il problema non è solo di contenuti intesi come scritti, ma anche immagini, filmati, addirittura suoni.
Per avvocati di questa tematica se ne parla poco, ci sono stati interventi disciplinari sull'uso dei social, ma solo e soltanto ai fini della pubblicità forense. Ma come chiarirò tra qualche minuto, il problema non è solo questo, cioè la pubblicità non corretta, mi riferisco alle dichiarazioni proprio improvvide anche in contesti extralavorativi. Il parafulmine per tutti gli esternatori, un tempo i giornalisti, oggi un po' tutti, è la libertà di pensiero. Ne ha parlato il professor Prosperetti, per cui non torno su questo punto. Mi permetto solo di completare il richiamo fatto all'articolo 21 anche con l'articolo 15, che tutela la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Concetto nel quale possiamo sussumere oggi anche una mail oppure un WhatsApp, che sono equiparabili ad un carteggio tra privati. Ora, sia per l'articolo 21 che l'articolo 15, ce lo ha già detto il professor Prosperetti, esistono però dei limiti, anzi direi che non esiste diritto o libertà nel nostro ordinamento che non abbia limiti, anzi l'insè di ogni diritto è che abbia dei limiti. E questo vale per la libertà di pensiero, vale per la stessa segretezza della corrispondenza, che in alcuni casi tassativamente previsti può essere anche superata. Questo è un tema classico per il giornalismo. Il professor Morcellini mi ha, bontà sua, poc'anzi citato in questo studio sulle quattro responsabilità del giornalista, a cui ho dedicato, proprio per l'interesse che ho per la materia, uno studio monografico. E per i giornalisti e i limiti che ha il giornalista, che monta casi, che denigra innocenti, che fomenta l'odio razziale, che diffama sistematicamente il prossimo, non occasionalmente, sistematicamente il prossimo. Il distinguo è notevole anche per la Consulta, quando dovrà vagliare queste questioni, perché in Italia nessuno finisce in galera per aver diffamato una volta, due volte, ma se lo fa in modo seriale, probabilmente una pacata riflessione in una stanzetta meriterebbe forse e farebbe riflettere se questo è fare giornalismo o è diffamare, anche perché queste stesse vicende vagliate in sede disciplinare dall'Ordine dei giornalisti hanno portato a sanzioni. Quindi alcuni martiri della libertà di pensiero sono stati sanzionati, e lo dico con cognizione di causa perché formo i giornalisti in materia, per essere diffamatori seriali. Questo non è tollerabile per un giornalismo serio. Noi abbiamo avuto casi clamorosi, il caso Cederna Leone, si dimise il presidente Leone, il caso del giornale di Feltri che diffamò lo stimabile giornalista Boffo, da qui il termine metodo Boffo, nasce da questo metodica che ha portato a veementi azioni disciplinari nei confronti di chi ha fatto questi tra virgolette servizi. O ancora il caso Canale 5 Misiano, lo stimabile collega Misiano che si limitò a fare una sentenza per responsabilità civile dopo la vergognosa vicenda del lodo Mondadori. Ci fu un risvolto civilistico dopo quello penalistico, lui quantificò il danno sulla base di una CTU, quale fu la vendetta della TV Canale 5, lo seguirono mentre andava dal barbiere e indossava dei calzini viola, pensate un po', sintomatici di ideologia. Ecco, chi ha fatto servizi spazzatura di questo tipo è stato disciplinarmente punito. Oggi questo tema che ha toccato i giornalisti tocca un po' tutti. Tutti utilizziamo strumenti social, quindi non vi parlerò però di tutti gli esternatori, ma di alcune categorie un po' elette, diciamo, persone che per affidamento cerebrale, per capacità di ragionamento, per cultura, ci aspetteremmo condotte particolarmente etiche anche in contesti, oltre che lavorativi, anche extralavorativi, anche telematici. Mi riferisco ad esempio a magistrati, avvocati, pubblici dipendenti e anche alcuni dipendenti privati. Il tema è stato attenzionato, e lo è sempre più spesso, anche ai massimi livelli. È stato ricordato poc'anzi che il presidente Mattarella, nel noto intervento avuto il 5 aprile 2019
alla scuola di Scandicci ha invitato i magistrati ad un uso consapevole e moderato degli strumenti social. Il capo della polizia Gabrielli ha tenuto presso la nostra scuola, dove insegniamo col professor Morcellini, una bella giornata di studio a cui ha partecipato proprio il professor Morcellini, invitando gli uomini e le donne in divisa ad un uso moderato degli strumenti social. Strumenti social per i quali, è stato detto da chi mi ha preceduto, presentano un buco, non c'è una norma generale, una etichetta nella rete, quella che si dovrebbe chiamare netiquette. Si auspicano interventi comunitari, nazionali, internazionali, ma al momento non ci sono, a meno che non ci siano, lo ha ricordato chi mi ha preceduto, dei banner che intervengono nel momento in cui però questo è pattiziamente stabilito di poter zittire delle esternazioni un po' eccessive. E allora, nel silenzio della normativa nazionale e internazionale, ci sono solo accenni ma nulla di particolarmente rilevante, un buon punto di partenza sono i limiti fissati dalla vigente normativa e le interpretazioni giurisprudenziali che sono intervenute per il giornalismo, perché gli stessi limiti che valgono per il giornalista valgono, a mio avviso, per qualsiasi esternatore. Quali sono questi limiti? Un primo lo fissa lo stesso articolo 21, il buon costume, in una accezione penalistica del termine, cioè come pubblica decenza, pudore sessuale. Questo è un limite per tutti, così come un limite alla riservatezza, che anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 12, l'articolo 8 della CEDU, il testo unico della privacy, tutelano, e da qui l'essenzialità dell'informazione, fatti di interesse pubblico possono lambire o impingere nella riservatezza di un terzo. Altri limiti, la segretezza, ecco, visto che siamo in Cassazione, il segreto istruttorio. Il segreto istruttorio è un limite anche nella libera esternazione del pensiero, così come il segreto legato alla difesa, il segreto d'ufficio, il segreto industriale, il segreto professionale per un professionista. Un altro limite che vale per tutti, non solo per i giornalisti, è l'onore, il concetto di onore, inteso come tutela della dignità personale. Abbiamo delle norme del codice penale, l'ingiuria, la diffamazione, ma anche in sede civile, chiunque offende il prossimo si espone ad un'azione civile, vale per i giornalisti, vale per qualsiasi esternatore. Ecco quindi che è ben recuperabile in qualsiasi contesto, anche nell'uso improvvido di strumenti social da parte di chiunque, quella giurisprudenza che nasce con la nota sentenza Borruso dal nome dell'autorevole estensore, mi riferisco a Cassazione sezione prima 52-59 dell'84, una sentenza che secondo me dovrebbero leggere tutti, perché è una summa dei limiti alla libertà di pensiero nel momento in cui impingono sull'onore e la reputazione del prossimo. La verità dei fatti, anche se putativa, cioè frutto di una seria ricerca, la forma civile dell'esposizione, cioè la continenza espressiva, rispettosa della dignità, a cui ha diritto anche la più riprovevole delle persone, e ancora l'utilità sociale dei fatti riferiti, questo vale soprattutto per i giornalisti, e poi l'attualità dell'informazione, anche questo vale quasi esclusivamente per i giornalisti e si contrappone poi al noto diritto all'oblio. A fronte di questa base di limiti generali valevoli per tutti gli esternatori, affondiamo un attimo il bisturi su alcune categorie e alcune regole settoriali che hanno alcune categorie. Mi riferisco ai magistrati, avvocati e alcuni dipendenti privati. Allora, i lavoratori privati. Lavoratori privati, vi ho detto, c'è una casistica molto diffusa a livello di Cassazione Lavoro, gli avvocati lavoristi in ascolto si saranno anche documentati, avranno avuto cause, anche perché c'è l'accesso, il potere di accesso datoriale alle mail, non dimentichiamo che le mail istituzionali sono del datore, quindi può accedere alle mail per verificarne un uso non istituzionale o un uso addirittura offensivo, denigratorio, e abbiamo quindi una casistica tutta confermata dalla Cassazione di licenziamenti
per il venir meno del rapporto di fiducia, e qui richiamo il professor Prosperetti come lavorista, ecco che viene meno il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore, a cui possiamo aggiungere anche l'uso non istituzionale di strumenti d'ufficio in occasione dell'orario d'ufficio, e quindi questo si chiama peculato d'uso per i penalisti e a valenza disciplinare per i lavoristi. Più largheggiante è la giurisprudenza sui contenuti improvvidi di mail di lavoratori che si giocano il posto anche per denigrazioni del datore, più largheggiante è la giurisprudenza nei confronti dei sindacalisti. Perché? Perché i sindacalisti, quando esternano, possono essere un po' più largheggianti, come si dice in termini calcistici, sopperiscono alla mancanza di tecnica con l'agonismo. Ecco, perché? Perché quando parla il sindacalista, in realtà non sta parlando da lavoratore, sta parlando da sindacalista, e quindi quel fraseggio anche vernacolare che spesso connota alcune esternazioni è più tollerabile. Il problema diventa più delicato se dal lavoro privato andiamo a quello pubblico. La situazione si aggrava perché il lavoratore privato, oltre ad avere un rapporto di fiducia con il datore, deve rispettare quel canone che l'avvocato Alessi poc'anzi ha chiamato l'onore e la disciplina, articolo 54 della Costituzione, che non sono chiacchiere, onore e disciplina, il buon andamento. Allora, il problema è cosa oggi è disonorevole, cosa è quindi sanzionabile disciplinarmente in un'esternazione telematica in Twitter, in Facebook, in una mail, in una chat da parte di un pubblico dipendente. Noi abbiamo avuto casistiche molto varie che troverete nel mio articolo. Abbiamo avuto casi di magistrati che danno del beota al sindaco, abbiamo magistrate che hanno fatto gradevoli apprezzamenti sull'attore Gabriel Garco che stava per interrogare, è stata assolta però dal CSM, nel primo caso invece c'è stata sanzione del CSM. Una magistrata che si è fatta ritrarre, benché in aspettativa per protrusione alla cervicale ostativa all'andare in ufficio, in una regata transoceanica superando onde di 3 metri, è stata sanzionata dal CSM. Un magistrato, questo è interessante, che denigra un neogiudice costituzionale, che non è il professor Prosperetti, ovviamente tengo a precisare, è un datato precedente, poi vedremo chi è stato la vittima di queste denigrazioni. Abbiamo avuto il caso di un poliziotto che si fa ritrarre armato in contesti privati maneggiando l'arma. Abbiamo avuto un poliziotto che si fa fotografare con pregiudicati e posta questa fotografia, è stato punito. Un avvocato pubblico che ha istigato alla violenza allo stadio, è stato riconosciuto, ha avuto la sfiga di essere beccato in un fotogramma televisivo. Abbiamo avuto ancora una casistica, sono tutti casi che trovate nel mio articolo, non sono fantasia. Hanno occasionato pronunciamenti disciplinari confluiti poi in ricorsi presso varie magistrature. Un magistrato che si è fatto baciare i piedi in minigonna, era donna, da un avvocato del suo distretto, con cui pare ci sia stata anche una qualche causa. Ecco. Interessante il caso, qui entriamo in manifestazioni telematiche molto particolari, di una sanzione disciplinare data ad un agente penitenziario per aver apposto un like, sapete quel pollice quasi urologico che spesso si appone in segno di gradimento o di disapprovazione su un articolo, questo agente penitenziario su un articolo che parlava del suicidio ad opera e qualcuno aveva scritto uno in meno, lui ci ha messo un bel like, è stato punito, quindi la rilevanza giuridica del like, ha cercato di buttarla in caciara dicendo che non era approvazione, però abbiamo pronunce che ne hanno affermato una manifestazione volitiva in questo like, per cui ha una valenza disciplinare. Un militare che ha apposto la sua foto e cellulare in un sito per scambisti gay, tra l'altro è ufficiale, neanche sottufficiale, è stato però assolto perché il TAR Liguria ha ritenuto che non comparisse in divisa e il cellulare non era quello d'ufficio, quindi quale disdoro all'immagine, perché un comandante gay non è un bravo comandante, o me lo dimostri in punto di motivazione oppure io te lo riammetto in servizio
ed è stato riammesso in servizio. Peggio è andata a un poliziotto veneto che, riposta la divisa, indossava una minigonna pelvica, tacchi a spillo, minigonna, monili femminili e vagava per Venezia con questo look, anche postato alcune immagini ed è stato sanzionato disciplinarmente non tanto e non solo per il travestimento, ma per aver speso in contesti non istituzionali il nomen dell'amministrazione di appartenenza. E questo è un distinguo molto importante per un pubblico dipendente, l'aver speso il nome dell'amministrazione di appartenenza. Abbiamo casi di un carabiniere che ha immortalato in un filmato l'arresto di un ubriaco che danzava e l'ha postato, è stato punito disciplinarmente. Caso recentissimo, ancora lo abbiamo purtroppo nei nostri occhi, nelle nostre menti, il caso dell'omicidio del povero maresciallo Cercello Rega, a pochi metri qui dalla nostra Cassazione. Questa vicenda ha avuto uno strascico mediatico e non solo. Quando hanno arrestato questi due delinquenti, perché così vanno definiti questi due delinquenti che hanno ucciso un padre di famiglia nell'esercizio delle sue funzioni di carabiniere, quando sono stati arrestati, portati in caserma, sono stati fotografati da un carabiniere che ha inviato questa foto per comunicare a dei colleghi: l'abbiamo preso, questa era la finalità. Questi a loro volta l'hanno trasmessa ad altri, è finita in mano ad un giornalista che, pensando di vincere il premio Pulitzer, ha pubblicato questa foto. Adesso è sotto processo disciplinare o ha preso televisivamente anche penale il povero carabiniere che ha immortalato. Ecco, qui ci sarebbe da discutere in ordine all'elemento psicologico, alle peculiari situazioni psicoemotive in cui si è verificato l'episodio, però si è aperto un procedimento disciplinare per aver fatto una foto che non andava fatta, siamo d'accordo, però va anche contestualizzato il tutto. Così come ci sono stati casi recentissimi, pronuncia 13.979 del 2021 della Cassazione su un insegnante che telematicamente ha accusato una collega di manipolazioni psicologiche su alunni postandolo su Facebook, è stata condannata per diffamazione. Un altro caso è di un'insegnante donna che compare in perizoma sull'icona WhatsApp. Ecco, è tollerabile questo? Ora, queste situazioni analiticamente descritte in questa casistica dobbiamo ricondurle però a sistema e vedere quali sono le norme che fissano e se ce ne sono dei limiti per questa tipologia di casistiche. A fronte delle norme generali che già ho enunciato, il codice penale, diffamazione, eccetera, e il codice civile, ci possono essere messaggi offensivi del prossimo che danno luogo al risarcimento danni, ci sono degli interventi settoriali nei vari microordinamenti, ecco, richiamando le categorie del Santi Romano sulla pluralità di ordinamenti, ogni microordinamento, l'avvocatura, la magistratura, i militari, i civili, gli ordini professionali, hanno delle regole interne che normano talvolta proprio il punto uso consapevole degli strumenti social. Lo fanno necessariamente, e vi dirò anche il perché, in modo generico. Gli avvocati ad oggi non l'hanno normato, magari all'esito di questo convegno potrebbe essere anche l'occasione per intervenire su questo punto. Ecco, per i pubblici dipendenti, non tanto il contratto collettivo nazionale nel codice disciplinare, ma il codice di comportamento di recente attuato, ormai di recente, insomma, ormai è passato qualche anno, il DPR 62 del 2013, attuativo della normativa anticorruzione, ha dato una delega a ciascuna amministrazione per adottare un proprio codice di comportamento e alcune amministrazioni hanno accolto questa delega iniziando a normare interventi volti a sensibilizzare i dipendenti sull'uso attento degli strumenti social. Lo stesso hanno fatto i codici deontologici, però con formulazioni al momento di ampio respiro. Ad esempio, il codice deontologico degli avvocati potrebbe sussumere la portata di alcune esternazioni infelici all'articolo 9, dove si parla di doveri di probità, dignità, decoro,
l'articolo 13 e 28 che parlano di segretezza, riservatezza, di equilibrio, di misura, l'articolo 57, 19, lealtà e correttezza verso colleghi e istituzioni forensi, e ancora l'articolo 35 che parla di corretta informazione, il divieto di siti civetta con reindirizzamento, articolo 35,9, l'articolo 42, apprezzamenti denigratori nei confronti dei colleghi, chissà quanti fascicoli dovresti aprire, chi di noi non ha parlato male di un collega alzi la mano, però se lo fa in privato non succede nulla, se lo fa in via telematica, ecco, social manent, e lì si aprono i fascicoli disciplinari. Ora, tra l'altro anche in periodo elettorale, attenzione all'articolo 69, nelle elezioni, evitare forme di propaganda e iniziative non consone alla dignità delle funzioni. Lì bisogna stare attenti a ciò che si dice. Non ci sono regolamenti, delibere e circolari specifiche, per cui vi ho citato per gli avvocati solo la vostra fonte principe, il codice deontologico. Per i magistrati, noi abbiamo, come sapete, una riserva di legge in materia, almeno per quelli ordinari. Su quelli amministrativi e contabili il discorso è un po', a mio avviso, c'è una riserva di legge per tutti, però lo ignorano al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, dove continuano a fare deliberati, cioè fonte attizia provvedimentale, in cui prevedono gli illeciti. È tutto contra legem, perché c'è una riserva di legge costituzionale. La legge 109 del 2006 impone ai magistrati imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservo e equilibrio. A questo potrebbero essere ricondotte, sono state ricondotte dal CSM, le violazioni assurte a rilevanza disciplinare, così come l'articolo 2,1 della legge 109, sempre del 2006, che sanziona la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto per alcune esternazioni. Che poi è simpatico, quando si fa l'intervista al magistrato, al PM di turno, esordisce di solito: non posso parlare assolutamente del fascicolo se non dire che, e dice tutto. Ecco, questa è una tecnica argomentativa che spesso ricorre quando purtroppo la sindrome del microfono porta qualcuno a parlare di cose di cui non dovrebbe parlare. Sicuramente si interessa del problema comunicativo anche l'articolo 6 del codice etico dei giudici ordinari, che però voi sapete per i magistrati ha una valenza etica e non disciplinare. Perché? Perché è partorito dall'associazione, che è un soggetto esterno alla magistratura, che parla di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni a mezzo stampa, mezzi di comunicazione di massa, in ogni scritto o dichiarazione destinata alla diffusione. Quindi questo è il referente, anche se non ha una diretta valenza disciplinare per i magistrati. La magistratura ordinaria, benché abbia 9.000 iscritti, non ha nulla di specifico in ordine alle comunicazioni social. Le magistrature speciali, invece, si sono dotate, hanno di recente deliberato qualcosa. È stato richiamato da voi in precedenza la pronuncia, il deliberato del recentissimo del Consiglio di Stato, 18 marzo 2021, sull'uso moderato degli strumenti social, ma i primi siamo stati noi della Corte dei Conti. Ecco, faccio il De Luca della situazione, l'abbiamo inventato noi il deliberato sull'uso consapevole degli strumenti social. Mi riferisco alla delibera 24 novembre 2017, quindi quasi, non dico preistoria, però siamo stati i primi, la numero 250, con cui si invitano i magistrati contabili, ma noi siamo più pacati, anche perché si entra un po' più maturi, quindi i toni sono sempre più equilibrati, alla sobrietà espressiva. Vi segnalo, in combinato disposto, questo a riprova che la Corte dei Conti è una magistratura antica, ma dice cose anche giovanili. Ecco, è stata doppiata questa delibera del 2017 sull'uso consapevole degli strumenti social dalla delibera 31 del 2019 sul dress code,
Noi abbiamo, unica magistratura in Italia, una direttiva che invita a non indossare abiti estremamente succinti, pantaloni corti, indumenti caratterizzati da eccessiva stravaganza, eccentricità, trasandatezza. Questo nell'ingresso degli uffici giudiziari ordinari sarebbe da mettere a caratteri cubitali, come faceva il mio compianto presidente Pannunzio al Tribunale di Latina, dove a maggio metteva un cartello: è vietato l'ingresso in abiti succinti. Quindi questo intervento pungolatorio della Corte dei Conti è stato seguito nel 2021 dagli amici del Consiglio di Stato, che con delibera 18 marzo 2021 hanno invitato ad un uso consapevole degli strumenti social. Tra l'altro, questo è un tema molto interessante, ma se ne potrebbe parlare in altra occasione, in ordine alle amicizie che nascono tramite strumenti social. Questo ridonda per i magistrati in un possibile lambire l'articolo 51, cioè l'obbligo di astensione quando c'è amicizia o inimicizia con avvocati. Su questo dissento un pochino dalla delibera 18 marzo 2021 del Consiglio di Stato, che sembra porre un distinguo tra le amicizie fisiche e le amicizie telematiche, dicendo che non sono così equiparabili, e poi dice delle altre cose. A mio avviso non è così. Ci sono dei legami che nascono in via telematica, il professor Morcellini ce l'ha accennato, che diventano vere e proprie amicizie, diventano scambi molto fitti, molto intensi, e questo pone un delicato problema. Se questo faccia scattare uno, ovviamente soprattutto se palesato, come talvolta accade in chat aperte dove si può individuare anche l'estrazione di chi parla, un problema di obbligo di astenersi. Vedete, questa amicizia mediatica pone quindi dei problemi non solo per i magistrati, articolo 51, ma per qualsiasi pubblico dipendente, perché voi sapete che per qualsiasi pubblico dipendente c'è un obbligo di astenersi dal trattare pratiche in caso di conflitto di interesse. Il conflitto di interesse oggi è stato codificato nel DPR 62. Se c'è un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il terzo grado, se c'è una convivenza stabile, se c'è una notoria amicizia o inimicizia, un significativo rapporto credito debitorio, una frequentazione abituale, concetto un po' fluido, quasi anguillesco. Ecco, tutte queste tematiche sono arricchite dalle amicizie tramite strumenti social. Anzi, proprio ieri mi sono fatto un piccolo schema della gerarchia delle amicizie che devono portare il magistrato e il pubblico dipendente ad astenersi. All'apice c'è il rapporto di coniugio e parentela diretta, lì non ci sta da discutere, bisogna astenersi. Poi c'è la convivenza stabile, cioè la famiglia di fatto è assurta anche a rilevanza normativa come obbligo per astenersi. Poi ci sono le relazioni affettive extraconiugali, quelle che un tempo si chiamavano tenere amicizie, e anche lì insomma è roba da astensione, ma la probatio è diabolica, per cui è un po' difficile. Poi ci sono le amicizie, queste sono pericolose, quelle liceali. Ecco, l'amicizia liceale secondo me è più colloidale di quella universitaria o di quella professionale, che spesso è un'alleanza, e quindi anche lì secondo me ci sono problemi di conflitto di interesse e di astensione. C'è poi l'amicizia sportiva, ecco, per esempio il calcetto, tema tra l'altro attualissimo alla luce di note vicende giudiziarie sub iudice, che creano legami trasversali. Poi c'è l'amicizia telematica, infine l'ultima nella gerarchia è l'amicizia convegnistica, quella che nasce in questi contesti ed è tollerabile. Per chiudere, queste norme settoriali interne ho richiamato per i magistrati, in realtà non è tanto interna, è la legge e il codice deontologico dei magistrati. Per gli avvocati il vostro codice deontologico, per i pubblici dipendenti il DPR 62 del 2013, per le forze armate e di polizia, per ragioni di tempo non ve ne parlo, mi riporto al mio scritto,
ci sono anche circolari interne della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e della Polizia Penitenziaria che pungolano a un uso moderato. Se andiamo a leggere tutte queste fonti, ecco, è bene chiarirlo soprattutto agli amici penalisti in ascolto, non vi aspettate che ci sia una tipizzazione di ciò che si può dire e non si può dire. Ecco, sgombriamo il campo da questo mito che spesso pretendono gli avvocati, soprattutto di estrazione penalistica, la tipizzazione degli illeciti. Non si può arrivare ad una tipizzazione su cosa posso dire e cosa non posso dire. Se dire imbecille è un illecito, dire stolto non lo è. Non troverete mai un ordinamento che arrivi ad un grado di tipizzazione tale da specificare cose di questo tipo. Se voi vi leggete, e io l'ho fatto, queste varie fonti per i vari microordinamenti, le categorie a cui vengono ricondotte alcune esternazioni verbali, alcune fotografie, alcune improvvidi filmati che sono stati puniti disciplinarmente, sono le categorie della prudenza, sobrietà espressiva, compostezza del linguaggio, tutela del prestigio e dell'imparzialità e della dignità dell'istituzione, la misura, il concetto di integrità, di adeguatezza linguistica, fedeltà all'amministrazione, riservatezza, tutela dell'immagine, ponderazione, avvedutezza, equilibrio, buonsenso, decoro. Queste sono le categorie che trovate e fisserete fatalmente se farete un deliberato sul punto, che però ha una funzione pungolatoria. È un tema difficile, se non impossibile, da normare, anche con circolari, delibere, regolamenti, codici etici. È un problema che accomuna tutti, magistrati, avvocati, militari, poliziotti. Il problema è quello del senso del limite, il senso del rispetto proprio del prossimo che anche la politica ci dovrebbe dare, moderando le modalità con cui si esprime. E poiché il senso del limite e del rispetto io ce l'ho nei vostri confronti, mi taccio e mi fermo. Grazie. Ringraziamo il consigliere Tenore che ogni volta che viene qui ovviamente ci offre degli spunti interessantissimi, perché lui dice: io sono magistrato contabile che ci azzecca, ma in realtà c'ha una tale ampiezza di vedute, di approfondimento su ogni tematica, che ogni volta è veramente un piacere ascoltarlo. Io ricordo che l'articolo scritto dal consigliere Tenore fa parte di questo materiale di studio e approfondimento che abbiamo inserito nel link, e nel quale si trova anche la delibera a cui ha fatto riferimento il consigliere sulle linee guida che la magistratura amministrativa si è data. E a questo punto gli chiederei se ci può fornire, ma poi me le posso anche andare a cercare io, ovviamente inseriremo anche quelle della magistratura contabile, che faceva notare che erano più risalenti e quindi più originali forse. Preso quello sul dress code. Anche quello sul dress code è molto interessante e sicuramente utile. Però la cosa che io più di tutte ho tratto da questo intervento è il fatto che in realtà gli strumenti ci sono già. Cioè, è vero che abbiamo auspicato e richiamato il legislatore ad un intervento per codificare, regolamentare questo campo così ampio, così esteso, che può presentare tante sfaccettature e tante insidie, però nello stesso tempo ci ha ricordato il consigliere Tenore come, a parte i principi di rango costituzionale, ma poi esistono tante norme che già ci aiutano, quindi sono dei parametri, dei riferimenti utili a capire se ci stiamo comportando anche nell'uso del social network in maniera corretta o meno, quindi sono i codici di comportamento, i codici deontologici per le professioni e tutto ciò che in qualche modo già ha una sua regolamentazione ispirata sempre a dei principi di buonsenso, di senso del limite, di misura, senso della misura, di compostezza, ecco come ci richiamava ora da ultimo, di prudenza, che dovrebbero ispirare l'attività e il nostro buon vivere civile sempre e soprattutto nell'uso del social network. Io avrei tante cose anche da aggiungere sugli spunti che ci ha fornito. Inizialmente una cosa che mi aveva colpito anche che ha richiamato una sentenza del 1984 della Cassazione, che quindi già
evidentemente dei principi ce li ha dettati, che sono quelli che valgono per quanto riguarda poi l'uso del social network, quindi delle pubblicazioni, per la categoria dei giornalisti, e già quelli pure potrebbero essere un'indicazione utile in questo momento. Consigliere Nesta, credo che voglia ovviamente aggiungere. Nulla, solo una cosa, mi ha colpito l'espressione il senso del limite, credo che ci dovrebbe guidare non solo nella utilizzazione dei social network, ma proprio nella nostra vita, e purtroppo viviamo in un'epoca in cui il senso del limite molto spesso viene superato, poi perché sembra quasi che superando il senso del limite si attiri l'attenzione delle persone, e questo è anche un altro profilo di estrema gravità. Ecco, proprio questa espressione, il senso del limite, lo dovremmo avere proprio come mantra, come punto di riferimento costante proprio nel nostro rapportarci. Non voglio sottrarre tempo, anzi, ho il piacere di presentare il Presidente Vicario della Corte d'Appello di Roma, il dottor Tommaso Picazio, che tratterà quelli che sono i profili penalistici in merito alla utilizzazione dei social network con riferimento al diritto di cronaca e di critica. Last but not least, prego Presidente. Grazie. Io vi ringrazio molto per questo invito che mi dà l'occasione anche di manifestare, anche oltre quello che è il senso del limite, dei principi nei quali io credo sempre più fermamente. E vorrei prendere proprio le mosse da alcune cose che ha detto chi ha parlato subito prima di me, ringraziandolo particolarmente per avermi tirato fuori da un impaccio, perché quando sei chiamato ad intervenire su questi temi così complessi e anche un po' così nuovi, uno dei primi problemi che hai è come parto. Io mi ero preparato una ventina di partenze diverse, invece ora mi ha dato la partenza. Allora, quello che è il problema è se abbia un senso l'intervento del legislatore penale su questa materia. Io devo fare una premessa che è molto personale, nel senso che dopo 40 anni che faccio il giudice penale, io di formazione civilistica sono sempre più perplesso sull'estensione dell'intervento penale. E se devo partire dal dato normativo, il 594 e il 595, a parte il fatto che il 594 non è più reato da 6-7 anni, ora non mi ricordo, ma sono due norme che tutelano la reputazione, l'onore, il decoro, ma che si fondano sulla presenza o di chi subisce questa aggressione oppure di chi recepisce quelle dichiarazioni che aggrediscono qualcuno. E da ben vedere, anche quando la diffamazione viene stesa al mezzo della stampa, il principio non muta, perché io compro il giornale, ho il giornale in mano e quindi c'è una pluralità di persone che hanno il giornale in mano, leggono il giornale che contiene le affermazioni offensive verso altra persona. D'altronde l'ingiuria non è altro che la trasposizione nella nostra lingua dell'ignuria, cioè di una delle forme di illecito civile che aveva tipizzato il diritto romano. Come tutti sappiamo, nel diritto romano
il diritto penale è assolutamente marginale. Allora, sembra strano dover discutere oggi del fatto che si debba intervenire per penalizzare quello che succede via internet. Che cos'è internet? Internet non è altro che una metodologia comunicativa con delle forme particolari che invece che del pezzo di carta oppure del tubo catodico o di quello che è oggi la TV, che è sempre più vicina a internet, si fonda sul fatto che il documento si sostanzia nei byte che vengono fissati su di un supporto mediante una memorizzazione magnetica oppure ottica. In fisica è questo. Ma è una metodologia comunicativa. Si deve stare attenti. Se Einstein fosse vivo, io credo che avrebbe quasi l'orgasmo, perché internet realizza quello che in fisica si chiama il cronotopo, cioè l'individuazione spazio-temporale puntuale di un certo evento. Se mi immagino al centro di una rete mondiale, che è una cosa che può ben essere, perché io sono su di una lista, partecipo ad una lista di amici di tutta Europa che vanno dalla Manica fino a Pantelleria, e nella quale cioè, qualsiasi cosa scriviamo o viene contemporaneamente letta in Francia, in Belgio, in Germania, in Italia, in Spagna, quindi possiamo tranquillamente ipotizzarla a livello mondiale, e di siti medici, i grandi siti medici sono questi, qualsiasi chirurgo che fa la cosa nuova, sperimentale, la mette su internet e contemporaneamente te la leggono in Vietnam, come in Canada, come in Russia. Quindi la realizzazione dell'evento che è rappresentato da una notizia in un contesto spazio-temporale, in una forma puntuale. Tu, in quel momento, tutti vengono a conoscenza di quella notizia. Questo fatto dà tre problemi. Che internet non ha problemi spaziali, e quindi quella che un tempo era la comunicazione che riguardava la comunità montana di, e quindi ci poteva essere il problema dell'interesse e del valutare che interesse ci poteva avere, se era rilevante, continente e via dicendo, dice tutte cose già dette. In quella comunità montana non interessava più nulla se ti spostavi di 100 chilometri, che internet non ha limiti temporali, perché quando ho buttato dentro la notizia ci rimane, e che internet non ha soprattutto completezza. Perché quando do la notizia, quando si dava la notizia nell'Ottocento, o si curava con la massima attenzione che la notizia fosse completa. Oggi invece tu con internet dai quello che è un abbozzo di notizia, che può essere più o meno completa a seconda dell'ambiente in cui circola, dell'autore, dell'accuratezza della persona che la fornisce, ma è e rimane un abbozzo di notizia, perché sta nella natura stessa di questo sistema il non perdere tempo, perché conta anche la velocità con cui comunichi.
Quando nasce internet, probabilmente l'umanità, se non si rende conto che si realizza uno o di quegli eventi che cambiano il corso della storia, come probabilmente non se ne rese conto Gutenberg. Ma se non ci fosse stato Gutenberg, c'è la riforma e tutto quello che succede con Lutero, cioè non sarebbe successo, probabilmente non sarebbe successo in quelle forme e con quei tempi. Allora quello che è il problema che ci dobbiamo porre è: si deve intervenire? Occorre una disciplina penale su internet? La risposta, secondo me, è, dice, purtroppo, lo dico, purtroppo, sì. Il problema che il diritto penale ha è che il diritto penale è un po' il diritto in genere, no? Chi fa civile, questo per non far torto a nessuno, chi fa civile continua a parlare delle forme contrattuali che stanno nel codice civile, ma solo chi fa un civile di un certo livello, cioè vede che oggi in nome dell'autonomia contrattuale, il 1322 del codice civile, noi recepiamo e non discipliniamo e fatichiamo ad applicare una serie di matrici contrattuali, soprattutto di diritto anglosassone, che non siamo in grado di disciplinare. Questa cosa nel diritto penale è ancora più accentuata, perché nel diritto penale chi un po' bazzica il diritto penale, il tributario, il societario, si rende conto che le norme arrancano dietro ad una realtà che è non solo mutevole, ma che è velocissimamente mutevole. E allora si ha il doppio problema di intervenire tempestivamente, valutando se e quando però sia opportuno intervenire penalmente. Noi dobbiamo partire da un concetto, che abbiamo due problemi. La libera manifestazione del pensiero di ognuno di noi ed il problema della libertà di stampa. Mi ha rubato la battuta di Umberto Eco, ma Umberto Eco fu un grande precursore, perché comprese immediatamente, fra l'altro Umberto Eco sfruttò magistralmente questi sistemi di comunicazione, ma comprese immediatamente quello che è il problema della manifestazione del pensiero mediante internet. Prima sui giornali si esprimeva l'elite di una società, con tutti gli aspetti positivi e con tutti gli aspetti negativi del caso, ma concorrevano a formare quella che era l'opinione pubblica di una massa più o meno beota, perché tale era, come dire, quello che era il sostrato storico. Basti pensare a tutta la propaganda prebellica, sia della prima che della seconda guerra mondiale. Basti pensare a quello che è l'avvento di Hitler, no? Quindi c'era una piccola parte elitaria della società che con la propria propaganda formava l'opinione pubblica. Questo oggi non è più così, perché oggi, come dice per l'appunto Eco, qualsiasi imbecille può scrivere, lo abbiamo visto anche negli ultimi mesi, con il problema delle vaccinazioni, può scrivere la cosa scientificamente, non voglio dire più stupida, ma sicuramente meno fondata, e
ottenere quello che è un seguito pericolosissimo. E su tutto questo bisogna intervenire. Noi abbiamo un lungo campionario di fatti storici che ci dimostrano quanto pericoloso sia tutto questo. Il problema è come intervenire e fino a che punto intervenire. Io dico francamente, io potrei andare avanti per varie ore, mi limiterò a flash. Allora, prima di tutto, le testate giornalistiche. Le sezioni unite della Cassazione del 2015 pongono l'equiparazione della testata giornalistica online rispetto a quella periodica cartacea ai fini dell'ammissibilità del sequestro giudice preventivo, il sequestro preventivo mediante l'oscuramento del sito, e quindi estendono l'applicabilità della legge del 46, quella che prevede la possibilità di sequestrare la pubblicazione solo in 4 casi, la mancata regolarizzazione con la registrazione, l'offesa al pudore, l'apologia del fascismo, il quarto non me lo ricordo neanche, ma insomma stanno là, c'è nella legge. Ma nel momento in cui pone l'equiparazione, però la Cassazione stessa si rende conto che non sa che pesci pigliare sulla figura del direttore responsabile, che c'è, come giustamente il professor Prosperetti, non sto a ripetermi, ci ricordava prima, c'è la testata giornalistica che ha pure la versione online, La Repubblica, il Corriere della Sera, La Stampa, qualsiasi giornale del mondo. E ci sono i giornali che viaggiano solo online. Giustizia Insieme, come si chiama quello di diritto penale, no? Che è nato dalla lite. E c'è un qualcosa, dice, che non va, ma non può non esserci qualcosa che non va. Perché la figura tradizionale del direttore giudice responsabile, quello che può bloccare l'uscita del giornale giudice ritirando la firma, sull'online giudice non c'è. Ma non può esserci perché è talmente veloce, perché il meccanismo è talmente rapido che non ce la fa, non può stargli dietro, che non è fisicamente conseguibile. Allora, per costruire la responsabilità di un direttore responsabile di una versione online, quale che sia, lasciamo stare le distinzioni, tu devi giungere ad un concorso omissivo doloso, cioè tu devi dire che dopo che è stata pubblicata la notizia e preso atto del contenuto offensivo che la notizia stessa ha, lui, con l'omettere di intervenire per rimuovere la notizia, a quel punto concorre nel mantenimento in rete della stessa notizia. Confesso che è una figura giuridica che mi lascia abbastanza perplesso, perché va benissimo fino alla costruzione della posizione giudice di garanzia, ma poi come la costruisci poi dal punto di vista temporale, dal punto di vista dei limiti dell'intervento, delle modalità dell'intervento, giudice, mi lascia estremamente perplesso. Questo credo che sul piano o della regolamentazione penale dell'attività giornalistica sia il problema più grosso. Per il resto credo che ci si possa abbastanza appoggiare alla normativa
che già disciplina gli altri grandi mezzi di comunicazione, di massa. Ma i veri problemi sorgono quando vai sui social. Allora, quando vai sui social, tu hai un duplice livello, o forse anche un triplice livello di responsabilità. Ora mi ero preparato tutta la scaletta, io peraltro non sto su nessun social, a parte su WhatsApp, e ogni tanto faccio pulizia e mi tolgo da qualche parte, qualcuno mi inserisce, io mi cancello. Sui social tu hai due o forse tre livelli di responsabilità ipotizzabili. Il livello di chi scrive, che è un livello personale, che tutto sommato è quello che dà meno problemi. Il livello dove è costituita la figura del cosiddetto moderatore ed il livello del gestore della piattaforma social. Con Facebook noi abbiamo proprio l'apoteosi di questo problema. Io potrei enumerare diversi casi che abbiamo avuto e che abbiamo trattato di responsabilità penali che nascono dall'accesso abusivo e penalmente caratterizzabile su Facebook, per il semplice fatto che tutto il sistema si aggrava per, non voglio dire per il cattivo uso, ma certamente per l'articolato e difficoltoso uso delle cosiddette clausole di privacy. Perché certo noi possiamo pure costituire un piccolo gruppo su Facebook con il meccanismo dell'amicizia, ci siamo in quattro, magari ce ne diciamo di tutti i colori, ma accettiamo il sistema, facciamo una discussione accademica pure violentissima, ma si accetta il sistema e tutto sommato la cosa finisce là. Ma gli uomini di spettacolo, gli uomini politici, cioè tutti quelli che si devono mettere su un Facebook aperto, quindi con accesso possibile da parte di chiunque, nel momento in cui ce lo fanno e lo devono fare perché loro sanno perfettamente che è un forte strumento di penetrazione, di diffusione della propria immagine, delle proprie idee, quindi sono costretti a farlo. Sarebbe facile dir loro potevi fare un altro mestiere, però nel momento in cui accettano di fare quel mestiere, poi devono accettarne tutto il mondo o di conseguenze che c'è intorno, ma si espongono a tutti gli accessi dall'esterno. Sono cose che sono successe a persone che, vorrei dire, che non danno neanche l'idea di cercarsele troppo, perché sono cose che sono successe a Giorgia Meloni, c'è stato il processo, sono cose che sono successe a Fiorella Mannoia, c'è stato il processo, per cui sono cose pubbliche, si sanno, sono uscite sui giornali, sono cose che tu accetti ma contro le quali è difficile avere una forma di tutela. E soprattutto è difficilissimo avere una forma di tutela preventiva. Vado correndo. Ci sono i social che hanno una funzione pubblicitaria commerciale, sono pericolosissimi, sono stati visti con grande entusiasmo dal mondo dell'imprenditoria per la loro estrema potenzialità pubblicitaria, finché poi qualcuno non si è reso conto che al di là delle associazioni dei consumatori, un cliente scontento, uno, basta andare su TripAdvisor per farsi un'idea, un cliente scontento può fare un danno commerciale gigantesco contro il quale tu non hai tutela. Perché a parte la difficoltà di intervenire, quando tu intervieni è comunque già troppo tardi.
perché la velocità del mezzo, la velocità della comunicazione, torniamo al cronotopo, cioè al sistema, no? La velocità della comunicazione, la diffusività enorme che la comunicazione ha, il danno lo ha già creato. E mi riallaccio ancora al mio predecessore, però devi intervenire, ma il problema è che per intervenire in diritto penale c'è bisogno di una tipizzazione, non puoi intervenire a casaccio. Per questo c'è la richiesta, che magari mi rendo conto che può essere spesso formulata in termini beceri, in termini che dice dammi il decalogo. No, il decalogo non serve a nulla, ma certamente io non posso fare una norma eccessivamente aperta, perché io se voglio sfuggire all'eccezione di incostituzionalità sulla validità della norma penale, devo fare una norma abbastanza tipizzata. Se io dico che il cuoco di quel ristorante fa una besciamella che fa schifo, ma è diffamazione questa? E secondo me quel tipo di besciamella che lui fa senza burro con lo yogurt, c'ho tanti amici miei che fanno besciamelle light, che fanno schifo, perché sono fatte senza burro e quindi la besciamella senza burro fa schifo. Allora, se la scrivo sul social, su TripAdvisor di un ristorante, Perché dico gli viene troppo liquida, troppo in sapore, questa cosa è penalmente perseguibile? È un tipo di domanda che dobbiamo farci, perché dobbiamo stare attenti, perché perseguiamo tutti, perché allora poi i passi possono essere tanti. Pensate al mondo giudice professionale, se io dico che la casa costruttrice di una certa macchina fa una macchina del tutto inaffidabile perché ha una frenata troppo lunga, e lo dico magari in termini un po' più ruvidi, va bene, c'è il problema della continenza, però io non dico che è una macchina che fa puntini puntiti, cioè dico che la macchina fa schifo perché i freni sono stati pensati da un idiota, perché la macchina non frena male sul bagnato e slitta. Questo è perseguibile? Sono tutte cose che gli americani, che in queste cose stanno sempre molto avanti a noi, cioè si sono già posti. O ci andiamo avanti. Siamo nel nostro mondo, il giudiziario. Io ebbi un simpatico scontro con una persona che è un caro amico, che ora sta in pensione, che è stato il procuratore della Repubblica di Firenze dopo esserlo stato a Lucca per molti anni, Giuseppe Quattrocchi, Pino Quattrocchi. La procura della Repubblica di Firenze fece uno in un certo periodo, io ho lavorato a Firenze per 27 anni e sono stato anche pubblico ministero peraltro, e fece a un certo punto un'ondata di processi penali che in larga parte finirono male, processi penali contro amministratori pubblici, che in larga parte dice finirono male in primo grado o con gli abbreviati oppure con i giudizi dibattimentali. Puntualmente Pino Quattrocchi rilasciava la dichiarazione stampa nella quale sostanzialmente, con molta forma, perché è una persona elegante, colta, una persona, ma con molta forma, però diceva che il tribunale non aveva capito nulla. E a un certo punto me lo presi, io ero presidente aggiunto dei GIP. Feci: senti Pino, abbi pazienza, considerando che i giudici sono sempre tutti diversi, ma solo voi capite, cioè fra tutti i giudici nessuno capisce qualcosa, solo voi capite. Dico, abbi pazienza, non si può lasciare questo messaggio sempre.
Questa cosa, dice, si esalta con internet. Io vengo dal processo di rinvio per mafia capitale. La mafia non c'è più. La capitale c'è rimasta perché è successo a Roma, ma sostanzialmente è un processo che la Cassazione ha pesantemente ridimensionato, eppure ancora oggi si leggono articoli di stampa su mafia capitale. E se vai su internet trovi tutto l'inserimento dell'articolistica di stampa che risale al 2014-2015 su mafia capitale. Allora, non ne faccio il nome perché non sarebbe, dice, corretto, ma l'imputato che è stato assolto dall'unico reato, la Cassazione ha annullato il corrinvio e noi l'abbiamo assolto perché il fatto non sussiste. Ma se digiti il nome, dice, di quell'imputato che è un funzionario pubblico, dice, comunale, tu trovi ancora che è stato arrestato, dice, per mafia capitale. E questo è un problema enorme. La permanenza della notizia, quello che diceva Indro Montanelli, il giornale del giorno dopo serve solo per incartare il pesce. Oggi non è più così. Tu metti la notizia e 20 anni dopo quella sta ancora là. Il diritto all'oblio è ben lontano dall'essere disciplinato e non so in che forme, quanto efficacemente, come potrà essere disciplinato. Ma certamente si potrebbe, io credo, si dovrebbe imporre non solo la continenza nel dare la notizia, nel dare, non nel come darla, nel dare la notizia a pubblici ministeri e, consentitemelo pure, agli avvocati, perché anche per gli avvocati spesso la notizia può essere fonte pubblicitaria indiretta. Per cui io mi rendo conto pure del meccanismo psicologico, ma fai un danno enorme al cliente. Nel dare la notizia e comunque nel fatto che dovrebbe esservi l'obbligo di aggiornarla. Taglio tutta una serie di varie cose che vorrei dire, taglio via. C'è il problema delle fake news, c'è il problema di chi controlla le fake news del doppio livello di responsabilità fra chi mette la fake news e chi la diffonde, perché il meccanismo di internet è diffusivo, no? Per cui uno rigira, c'è la cosa, c'è il problema del city journalism o dello street journalism, anche là come chiedi che si verifichi la notizia, come chiedi che se ne verifichi l'attendibilità e la veridicità, e quando è una fotonotizia che non sia un fotomontaggio. E c'è un problema, cioè ci sarebbe il problema razziale, ci sarebbe il problema del fatto di diffondere notizie, come dire, su difetti fisici oppure su aspetti censurabili. La politica, per riprendere il discorso che veniva fatto prima, dà degli esempi pessimi su giudizi che vengono dati su avversari politici facendo riferimento all'aspetto fisico o a profili similari. C'è il problema della satira. Qui nessuno si è posto il problema, ottenebrato giustamente dalla pietà per i morti, quando c'è l'attentato a Charlie Hebdo. Ma qual è il limite della mia libertà di pensiero
al di là della reputazione, dell'onore, del decoro, ma posso offendere la sensibilità religiosa di 1.300.000.000 di persone in nome di, diciamocelo francamente, di un piccolo feticcio, perché la libertà di pensiero poi a quel punto rischia di diventare un piccolo feticcio. A parti invertite, saremmo disponibili a tollerare, se lo dico da laico, sono una persona profondamente laica, anche se cerco di rispettare tutti i credo, saremmo disponibile a tollerare quel livello di offese nei confronti della Vergine? Cioè, io credo che oggi noi, con questo mi taccio, io credo che oggi noi abbiamo portato alle estreme conseguenze cose nate in altre epoche, perché noi siamo i figli dei secoli passati, non è che spuntiamo dal nulla. Dice, la satira nasce con il teatro dell'arte del Cinquecento. Tim Robbins, il regista americano, fece uno spettacolo bellissimo solo in inglese, in Italia l'hanno rappresentato solo al Festival di Spoleto, sulla storia del teatro dell'arte. Era un modo per denunciare gli abusi del potere, per il quale gli attori hanno, con lo strumento penale, pagato con la vita, perché intorno al 1570-68 il duca di Mantova mise a morte su un'intera compagnia che aveva fatto satira su di lui e sul suo sistema di potere. Ma quel diritto che ci ha portato al nostro livello di libertà di oggi, oggi siamo sicuri che abbia questa estensione tale che ci consente di calpestare sensibilità, dignità, reputazione, senso dell'onore, senso del decoro, senso del dovere che altre persone possono avere, magari in forme sbagliate, magari in forme censurabili, magari in forme non condivisibili, ma che forse entro certi limiti noi dovremmo rispettare. Limite che ha il libro di Stefano Rodotà, la cui grandezza io non voglio sicuramente mettere in discussione, il diritto di avere diritti, è un po' quello che mi pare che adombrasse il professore Giuseppe Prosperetti prima. Non c'è un diritto di avere diritti se non c'è specularmente quello che è un dovere, dice, di avere doveri. E quindi, stante la estrema pericolosità, dice, del mezzo, pensate alla cantante che si suicidò, chi è? La Bertè, la Martini, io le confondo sempre, le due sorelle, perché a un certo punto avevano messo in mezzo, no? Che Mia Martì, che avevano messo in mezzo, che portava Iella, perché nacque così oggi il sistema. Stiamo attenti, sono dei sistemi pericolosissimi. E allora anche, dice, per una persona che si interroga oggi profondamente sul senso della sanzione penale, al di là delle figure classiche del diritto, per così dire, naturale, certo, è ovvio che l'omicidio, il furto, la violenza sessuale, la rapina, va bene, ma al di là di questo c'è un senso la sanzione penale. Forse in questo campo io credo che abbia un senso difficilissimo da individuare. Occorrerebbe un legislatore di altissimo livello, che purtroppo faccio molta fatica ad intravedere,
ma certamente io credo che un intervento giudiziario e normativo osservirebbe. L'attuale sistema normativo è molto limitato, molto inadeguato e soprattutto non consegue lo scopo, perché ancora una volta un intervento repressivo, che poi è un repressivo per modo di dire, nel senso che sono pene estremamente contenute, ma che non ha nessuna capacità preventiva. Grazie. Ringraziamo il Presidente Picazio che ci ha lasciato con una serie di interrogativi e di problematiche, mi pare, aperte. E, tantissimi sono stati gli spunti. Quello che io ho colto in realtà, da non penalista, ma insomma mi ricordo anch'io i principi di diritto penale, quali sono: il problema della tipizzazione, cioè non si può ipotizzare di configurare fattispecie di reato che non siano preventivamente tipizzate, e questo mi sembra che sia un problema piuttosto centrale. Che insieme a tante altre problematiche che ci ha prospettato ovviamente richiede un intervento necessariamente del legislatore, ma di un legislatore ovviamente che deve essere illuminato e adeguato poi ai tempi che ci vedono coinvolti, tempi che in questo momento sono poi presi, assorbiti da questa emergenza sanitaria che pone dei problemi anche di professionalità, di capacità, di saper divulgare le notizie, le questioni, perché siamo tutti diventati in questo momento scienziati, virologi e quant'altro, e quindi sicuramente una regolamentazione è necessaria anche in campo penale. Io chiedo a consigliere Nesta di proseguire nelle conclusioni per poi affidare le conclusioni finali al consigliere Mario Scialla, consigliere segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Io mi fermo qui, ovviamente saluto e ringrazio tantissimo tutti i relatori, qualcuno ci ha dovuto lasciare prima, ma per motivi ovviamente di lavoro o quant'altro, e spero di avere dato, noi come Consiglio dell'Ordine, credo che il nostro obiettivo è anche quello di una formazione di qualità che tratti anche argomenti che siano di particolare interesse, di particolare attualità e che siano formativi. Credo che in questo evento di oggi questo obiettivo l'abbiamo, credo, raggiunto proprio per il livello degli interventi che ci hanno lasciato sicuramente più ricchi. Grazie a tutti e passo la parola al consigliere Nesta. Sì, grazie Alessia. Il Presidente Picazio ci ha dato tanti spunti di riflessione. Mi vorrei soffermare soltanto su uno spunto di riflessione. Parlava di continenza nel dare la notizia e qui si ricollega al discorso dell'articolo 329 del Codice di Procedura Penale, quello del segreto. Quante volte le persone addirittura vengono a conoscenza di indagini a loro carico, specialmente persone che hanno poi una certa notorietà a livello pubblico, quando ancora nemmeno sono state informate, lo sa prima la stampa che la persona interessata. E questo non è l'articolo 329 del codice di procedura, prevede appunto il segreto nell'ambito delle indagini preliminari, però non viene molto spesso non viene rispettato. Forse un intervento normativo sotto questo profilo, nel rendere effettivo il segreto, almeno fino a quando sono in corso le indagini preliminari da parte della Polizia Giudiziaria, del Pubblico Ministero, eccetera, credo che ci dobbiamo porre questa problematica, perché giustamente, come diceva il Presidente, poi a distanza di anni, quando ti assolvono magari in Cassazione, si scrivono due righe, però quello che resta invece è il fatto che durante le indagini preliminari sei stato arrestato e quant'altro, e così via. Quindi credo che sia conforme proprio al rispetto di un principio di civiltà giuridica evitare, perché ecco, un'idea potrebbe essere questa a livello di riforma legislativa, ossia prevedere che il diritto di cronaca trovi una tutela nel riferire soltanto la notizia, non fare dei processi mediatici addirittura quando sono in corso le indagini preliminari, per cui nei talk show si fa il processo come se si stesse nelle aule giudiziarie. Questo non dovrebbe essere consentito e forse sotto questo profilo si dovrebbe adeguatamente intervenire. Però qui il problema è talmente grande che forse ci dovremo ritornare con un apposito convegno. A questo punto, con molto piacere, vorrei dare la parola
al consigliere segretario dell'Ordine, avvocato Mario Scialla. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Diceva giustamente la collega Alesi che questo Ordine è molto sensibile alla formazione professionale. Io come responsabile del Dipartimento Centro Studi, oltre che coordinatore unitamente ad Alessia Alesi della Commissione Diritti Costituzionali, cerchiamo di perseguire questo obiettivo e quindi ci riproponiamo, magari anche a breve, fra qualche mese, di organizzare un altro convegno con questo rilievo, con relatori di questo spessore, su altra tematica riconducibile al diritto costituzionale. Grazie a tutti per averci seguito e a te le conclusioni, caro. Bene, grazie. Io sarò velocissimo perché i temi trattati sono stati, direi, assai approfonditamente, ma del resto quando si mettono in squadra i campioni poi giocano, appunto. I relatori sanno bene a questo livello come organizzarsi, anche la chimica del convegno è importante, no? L'angolo prospettico diverso delle varie problematiche. È stato sviscerato pressoché tutto. Fra l'altro l'intervento del dottor Tenore mi esime anche dal tornare sull'aspetto deontologico, perché sai, un pochino mi ero preoccupato, dico c'è un credito deontologico, ma una panoramica l'ha fatta lui e va benissimo. Quindi sono ancora più libero per dire poche cose, che sono quelle che mi piacciono, quelle che oggi ho ascoltato con tanto interesse. Innanzitutto, venendo alle considerazioni del professor Prosperetti, mi veniva da pensare, quando ho fatto un po' la panoramica introduttiva, no, su internet, quello che poteva essere e non è stato. C'è un libro bellissimo di Nichols, e mi è venuto in mente dalle tue parole, quale grandissima occasione si offriva all'umanità di arrivare a un livello medio più elevato di cultura tramite internet, ma così non è stato. Noi abbiamo avuto purtroppo un attacco alla cultura, un attacco che tocca le professioni, quella sicuramente degli avvocati, quella sanitaria, per cui un po' le fake news, un po' la superficialità dei commenti e devo dire anche della lettura fa sì che quello che si legge su internet, male interpretandolo, divenga la realtà e poi venga trasposto male a noi, ai medici, ai magistrati. Insomma, è un problema enorme, è un problema per certi versi insuperabile. Ed era un po' il motivo per cui io sono arrivato tardissimo ad avere WhatsApp, perché io pure sono un grande lettore di Umberto Eco e so quello che ha scritto sui social, pur se, come diceva giustamente il presidente Picazio, utilizzandoli a sua volta, utilizzandoli in maniera adeguata. Io ho utilizzato i social, i social non li ho mai utilizzati, per la verità, ho utilizzato WhatsApp perché me l'avete imposto voi, e lo ricorderete, nel 2018, perché dovevamo fare la campagna elettorale. Io, che succedeva? Che arrivavo preparatissimo sui temi, ma magari quel tema era già stato superato perché non stavo nella chat e non sapevo quello che era successo. Quindi mi regalarono telefono diverso, mi organizzarono lo strumento del WhatsApp, che fra l'altro è uno strumento utilissimo. Mi dissero: sei rimasto solo tu e Woody Allen a non utilizzarlo, e allora mi sono deciso. E sono, come dire, cominciate poi anche a stare più attento su tanti profili, perché mi rendo conto perfettamente, anche nel momento in cui io leggo la posta ogni giorno e verifico anche quelli che sono gli esposti nei confronti dei colleghi, fra colleghi, quelle che sono le segnalazioni che ci pervengono dalla magistratura. E qui noi, e richiamo un pochino quello che dice ogni volta il Presidente, lo dirà anche domani ai giuramenti, bisogna stare attentissimi come ci si propone, perché il danno che poi si fa alla nostra categoria è irrecuperabile. Noi, per elevarci un po', dobbiamo fare degli sforzi immensi, basta veramente poco poi per scivolare. E allora quindi l'articolo 9, che in qualche modo era stato già citato, quello di agire con dignità e decoro, e non ci vuole molto per comprendere questi concetti, ma soprattutto l'articolo 52, è quello che disciplina quelli che sono l'uso di espressioni offensive o sconvenienti, lo diceva anche il Presidente Picazio. Noi stessi, avvocati, non siamo esenti da tutta una serie di responsabilità, a volte ci vorrebbe veramente semplicemente un pochino più
di attenzione, un pochino più di calma, anche solo il confrontarsi con qualcuno quando si apprende qualche notizia che non si riesce a superare, che ti fa imbestialire, quelli sono gli attimi peggiori che però possono essere tranquillamente rivisti e in qualche modo ridimensionati. Anche qui noi abbiamo il codice deontologico che ci dà le indicazioni, io cito solo ma proprio due righe di sentenze del CNF che per quello che riguarda i rapporti con i magistrati individuano il limite invalicabile del divieto di assumere atteggiamenti e comportamenti sconvenienti. Anche qui, lo diceva il Presidente Picazio, non è facile interpretare poi il termine, perché anche sull'interpretazione del termine c'è da dire molto. Apro e chiudo una parentesi velocissima. Ogni volta che noi trattiamo in penale un processo di diffamazione o comunque legato a espressioni, al diritto di espressione, non puoi fare una previsione perché non sai mai come va a finire, e se azzecchi la previsione, fra virgolette, in primo grado, poi magari non lo sarà in appello o in Cassazione, ma perché è normale, perché i concetti sono sfumati, non c'è la tipizzazione, l'abbiamo detto più volte, e quindi si fa fatica. Ora, questo però non ci esime dal fatto che poi bisognerà misurarci con questi argomenti, per cui l'approfondimento è importante, ma come al solito poi l'uomo può più delle raccolte giurisprudenziali ed altro. Nell'atteggiamento dei colleghi riporto solo una frase, questa è anche qui giurisprudenza del CNF del 2013, bisogna rispettare i doveri di lealtà e correttezza ai principi di colleganza. Ecco, io lo dico sempre negli incontri, forse la colleganza va sviluppata soprattutto nel momento peggiore, fra virgolette, cioè quando non ci si sente in sintonia con il proprio interlocutore, è lì che deve subentrare veramente quella la superiorità anche morale che ci deve in qualche modo contraddistinguere. Molte sarebbero le cose da dire, anche interessanti, voglio dire l'uso dei social che fa il Consiglio. Anche qui, quando abbiamo iniziato la nostra consigliatura, quando il Consiglio avanzava su questo punto, io un po' tremavo perché conoscendo tutte quelle che sono le problematiche, trattando anche cause nei processi penali di questo tipo, ero un pochino così sul chi va là. Devo dire che però, se penso all'uso attento, accorto che facciamo con mille attenzioni, ma anche, fra virgolette, utile in tempi di pandemia, dico la verità, abbiamo dato un impulso e una forza che ci è stata invidiata e che è stata emulata in tutta Italia. Quindi, come dire, anche guardando al futuro, dobbiamo essere in grado assolutamente di riuscire a controllare questo strumento. Per quello che riguarda poi il rischio di deriva, di superare con delle affermazioni non corrette, giustamente oggi è emerso come riferimento quello del limite. Non dobbiamo superare il limite. Se mi si permette una considerazione di carattere personale, ecco, io direi anche l'eleganza. Perché forse con l'eleganza noi veramente risolviamo tutto, anche perché ci sono dei momenti in cui è opportuno sicuramente reagire, ma anche con riferimento ai richiami deontologici, con l'eleganza si può dire di tutto e forse anche qualcosa di più. Quando invece si scivola nel linguaggio offensivo di mero dileggio, si rischia, poi si passa, direi quasi automaticamente, anche se si ha ragione, dalla parte del torto. Quindi vi saluto con questo auspicio e ci vediamo in una prossima occasione. Grazie ancora. Grazie a tutti, grazie.